cominciamo con la presentazione delle tesi di laurea. Abbiamo 10 candidati, faremo 2 gruppi da 5 e durante la pausa tra i 2 gruppi la commissione si ritira e voi rimanete qua, non è che voi dovete uscire. Detto questo, le regole sono come le conoscete. Allora, tutti i candidati sono bravissimi e hanno, diciamo, diritto anche, diciamo, alle lodi e alle menzioni. Devo comunque dire che i menzionati devono superare 29 punti. Se uno è arrivato a 28,99 non può essere menzionato. Questo per, diciamo, le regole. Detto questo, cominciamo con la prima candidata, che è Cernè Denise, relatore Moretti Rita. L'apatia come sintomo frontale di distinzione tra malati di Alzheimer e malattia dei piccoli vasi cerebrali. Buongiorno a tutti. L'apatia è un complesso sindromico neurologico ad oggi misconosciuto e sottodiagnosticato, nonostante colpisca oltre 10 milioni di americani. È il più forte fattore predittivo di uno scarso outcome cognitivo, funzionale, occupazionale e riabilitativo. Aumenta il carico di lavoro del caregiver e determina inoltre una ridotta compliance nell'assunzione dei farmaci e inoltre diminuisce la qualità di vita e la salute di chi ne è affetto. Ma che cos'è l'apatia? Essa viene descritta come una riduzione del goal-directed behavior ed è dovuta a una motivazione compromessa o danneggiata. Il goal-directed behavior è un insieme di processi che traduce uno stato interno attraverso l'azione nel raggiungimento di uno scopo, di un obiettivo che può essere fisico immediato, come ad esempio bere un bicchiere d'acqua, oppure più a lungo termine astratto, come raggiungere uno scopo. L'apatia è correlata alle alterazioni di 3 circuiti fronto-sottocorticali, il circuito orbitofrontale, che dà origine all'apatia emozionale, il circuito prefrontale dorsolaterale, che dà origine all'apatia cognitiva, e il circuito cingolato anteriore, che assieme ad alcune aree prefrontali motorie e alla corteccia prefrontale dorsomediale dà origine al deficit di autoattivazione. Questi sono i circuiti appena citati, dove abbiamo il coinvolgimento delle omonime cortecce, un passaggio obbligato per i nuclei della base, per poi arrivare al talamo e ritornare in corteccia. Entrando nel dettaglio, l'apatia emozionale presenta una diminuita reattività verso un'emozione, una incapacità di dare un valore alla ricompensa e di integrare il valore ricompensante di uno stimolo in un comportamento. Tutto questo determina un deficit nella decision making e una riduzione delle azioni volontarie. Per quanto riguarda invece l'apatia cognitiva, essa presenta un deficit nella pianificazione e nella memoria di lavoro, una difficoltà nel sequenziamento delle idee e nel mantenimento di una rappresentazione mentale di obiettivi e sottobiettivi. Tutto questo comporta una interruzione del goal-directed behavior. Per quanto riguarda invece il deficit di autoattivazione, abbiamo un fallimento nel raggiungimento della soglia di attivazione di pensieri e azioni. Queste persone quindi presentano un vuoto mentale e difficoltà nell'iniziare azioni volontarie. Caratteristico di questa situazione è che è una condizione reversibile se vi è una stimolazione esterna. Il nostro studio, l'obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare il ruolo dell'apatia nelle 2 forme di demenza più frequenti, cioè la malattia di Alzheimer e la malattia dei piccoli vasi cerebrali. È stato uno studio prospettico durato 24 mesi. Abbiamo analizzato 147 pazienti affetti da malattia di Alzheimer AD e 678 pazienti affetti da malattia dei piccoli vasi SVAD. L'età media è stata di 72 anni e al termine del follow-up sono deceduti 5 pazienti con SVAD e 1 con Alzheimer.
All'inizio dello studio abbiamo valutato questi pazienti attraverso anamnesi, esami obiettivi, test di laboratorio e valutazioni neuropsicologiche. I pazienti sono stati anche valutati attraverso TAC o risonanza magnetica e durante il follow-up sono stati prescritti neurolettici o benzodiazepine e hanno proseguito le loro terapie precedenti. I test utilizzati sono stati i seguenti: l'MMSE e il FAB per valutare la performance globale, l'NPI per i sintomi comportamentali, l'ASC per l'apatia, l'RSS per lo stress del caregiver, il CIR per valutare il grado di consapevolezza, il Bartel Index per il grado di autonomia individuale, la IADL per le attività complesse della vita quotidiana e la Tinetti Scale per la mobilità, l'equilibrio e l'andatura. Abbiamo utilizzato il pacchetto statistico per le scienze sociali ed è stato utilizzato il test di Wilcoxon per fare un confronto fra il baseline e i 24 mesi e abbiamo anche utilizzato le correlazioni di Spearman per alcuni outcome. I risultati dopo 24 mesi di follow-up sono stati i seguenti. Nei pazienti affetti da Alzheimer abbiamo osservato un maggiore deterioramento cognitivo valutato con peggiori punteggi nel MMSE. Questi pazienti inoltre hanno presentato una minore consapevolezza del sé e dell'ambiente circostante, infatti hanno avuto peggiori punteggi nel CIR. Tutto questo rende questi soggetti più deboli e socialmente dipendenti nelle attività della vita di comunità e infatti hanno avuto peggiori punteggi nelle IADL. Dal punto di vista comportamentale hanno avuto peggiori punteggi nell'NPI, ma un minor grado di apatia. Due sono state le correlazioni significative, la prima fra il Tinetti Scale e la MMSE, che può essere spiegata dal progressivo avanzamento della patologia dementigena che porta con sé il suo disorientamento spazio-tempo, la sua aprassia progressiva e il suo parkinsonismo intrinseco, andando quindi a impattare negativamente sulla deambulazione. La seconda correlazione è invece quella tra la Tinetti Scale e l'NPI, che può essere spiegata in quanto abbiamo la presenza di un parkinsonismo iatrogeno secondario all'assunzione di neurolettici per contrastare i deliri e allucinazioni presenti in questi pazienti. Nei pazienti invece affetti da SVAD abbiamo avuto peggiori risultati nel FAB test, che misura le abilità esecutive. Questo dato ci conferma quella che è la sindrome peculiare in questa forma di demenza, cioè la sindrome disesecutiva, che è caratterizzata da deficit nella pianificazione, nel set shifting, nell'elaborazione di strategie cognitive e nell'ordinare cronologicamente degli eventi. Dal punto di vista comportamentale, il sintomo cardine è stato l'apatia, e infatti hanno avuto peggiori punteggi nell'ASC. In questo tipo di demenza l'apatia si presenta come apatia emozionale e come deficit di autoattivazione. Hanno avuto anche peggiori punteggi nella Tinetti Scale e nel Bartel Index e qui abbiamo trovato tre correlazioni significative. La prima tra il Tinetti Scale e l'NPI, dove però dobbiamo sottolineare la predominanza dell'apatia. Questa correlazione viene spiegata perché in caso di una normale camminata è stato suggerito il ruolo dell'area motora supplementare, che viene attivata in modo fasico dai nuclei della base. In questa forma di demenza il collegamento fra nuclei della base e area motora supplementare risulta danneggiato, quindi l'attività di questa corteccia è ridotta. Attività che viene ridotta e impedita ulteriormente dalla presenza di vuoto mentale, che è caratteristico del deficit di autoattivazione, e dall'incapacità di dare un valore motivazionale che è tipica dell'apatia emozionale qui presente. Tutto questo rende queste persone più dipendenti e infatti abbiamo trovato una correlazione tra il Tinetti Scale e il Bartel Index che va a misurare proprio il grado di autonomia individuale. L'ultima correlazione è quella tra il Tinetti Scale e il FAB test che viene spiegata in quanto i nuclei della base sono passaggio obbligato sia per il funzionamento dell'area motoria supplementare deputata alla deambulazione ma sono anche passaggio obbligato per il funzionamento del circuito prefrontale dorso-laterale, uno di quei tre circuiti che ho nominato all'inizio della presentazione, che è deputato alle funzioni esecutive. Inoltre, queste due cortecce sono messe in comunicazione attraverso il lobo parietale 6 e in particolare anche alla supplementary eye field, quindi c'è una stretta connessione fra queste due aree. Ulteriori risultati sono stati un aumento dell'utilizzo di benzodiazepine e neurolettici in pazienti affetti da Alzheimer,
Tutti questi farmaci hanno come effetti collaterali alterazioni nella marcia e sintomi extrapiramidali, portando quindi a un parkinsonismo iatrogeno, che va a sommarsi a quello intrinseco già presente in questa forma di demenza. Nonostante ciò, sono stati pazienti affetti da SVAD ad avere più problemi nella marcia, anche se assumevano meno farmaci. Ricapitolando quindi, da un lato, nei pazienti affetti da Alzheimer abbiamo un degrado progressivo di tutte le funzioni cognitive superiori. Abbiamo la presenza di deliri, allucinazioni, un'inversione del ritmo sonno-veglia. Quindi abbiamo un maggior impatto cognitivo. Dall'altra parte, invece, nei pazienti affetti da SVAD abbiamo una predominanza dell'apatia, ma abbiamo un maggior grado di consapevolezza della propria condizione. Ci si aspetterebbe quindi che al termine del follow-up ci sia un migliore controllo della situazione in generale. In realtà abbiamo osservato lo stesso carico di stress nei caregiver, come si può notare infatti in questa tabella dove il confronto fra i due gruppi non è significativo. Alla conclusione di questo studio possiamo quindi affermare che le alterazioni nella marcia e l'apatia sono rovinose conseguenze intrinseche alla SVAD e viene sottolineata la gravità dell'apatia in quanto impatta in modo negativo sulla qualità di vita di queste persone, le rende più dipendenti dai caregiver, più limitate e incapaci di svolgere le proprie attività quotidiane. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie. Ci sono delle domande da parte della Commissione? Io veramente, allora, mi complimento per il lavoro fatto, lungo, con misure ripetute, quindi anche Grazie. Con grandi numeri, quindi veramente complimenti. Ma si può fare qualcosa? Allora, diciamo che purtroppo non ci sono ancora dei consensus per quanto riguarda la diagnosi dell'apatia, quindi bisognerebbe cercare di sensibilizzare la comunità scientifica affinché vengano trovate, in modo tale che una volta che ci siano degli elementi per far diagnosi, venga fatta diagnosi precocemente, perché una volta che uno sa già dall'inizio che il paziente è affetto da apatia, sappiamo quale che ha un ridotto outcome in molti campi e anche lo stesso caregiver può affrontare la situazione in modo diverso avendo già questa consapevolezza, perché averla dopo è diverso, mentre se ce l'ho subito riesco a rapportarmi meglio. Sì, infatti giustamente sottolinea Denise che ha seguito tutti questi pazienti, far capire al caregiver precocemente che non si tratta di una valenza morale di modificazione strutturale della personalità, pigrizia, quindi disturbo con un giudizio morale, ma è un disturbo fisico legato ad alterazioni del cervello e del suo funzionamento, in particolare delle aree frontali, cambia radicalmente la modalità di porsi dei caregivers, anche se lo stress nei due gruppi è esattamente uguale. Grazie ancora a tutti. Grazie. Proseguiamo con Colò Francesca, relatore Moretti Rita, correlatore Frappaz Didier. Titolo Bevacizumab Treatment in Atypical Disseminated Choroid Plexus Papilloma in Adult Patients. Terapia con Bevacizumab e papillomi atipici disseminati dai plessi coroidei in pazienti adulti. Buongiorno a tutti e grazie per la presentazione. Secondo le stime Globocan, nel 2018 abbiamo diagnosticato 18 milioni di nuovi casi di cancro, di cui il 2% sono tumori primitivi del sistema nervoso. Di questi solo lo 0,6% sono tumori dei plessi coroidei. Questi sono prevalentemente intraventricolari e si manifestano con idrocefalo e quindi con la presentazione clinica di cefalea, nausea, vomito mattutino dovuto all'ipertensione intracranica. All'esame obiettivo presentano papilledema. Rari sono gli attacchi epilettici, mentre frequentemente questi pazienti potrebbero peggiorare rapidamente a causa di un'emorragia intratumorale oppure un idrocefalo scompensato. Secondo la classificazione WHO 2016, possiamo dividerli in papillomi dei plessi coroidei di grado 1, papillomi atipici di grado 2 e carcinomi dei plessi coroidei di grado 3. I papillomi di grado 1 hanno una struttura istologicamente papillare conservata e con un basso indice mitotico. Hanno una struttura all'imaging ben definita, con una presa di contrasto omogenea e appaiono isoipointensi in sequenze T1 in risonanza magnetica.
I papillomi atipici hanno una struttura intermedia tra quella dei papillomi benigni e maligni, mentre i carcinomi, appunto, tumori maligni presentano all'istologia pleomorfismo, necrosi, emorragie, un alto indice mitotico e all'imaging una presa di contrasto eterogenea con edema perilesionale e segni di invasione e una presa di contrasto a livello meningeo a causa della diffusione leptomeningea. Sono tumori che non hanno un trattamento standard, c'è un maggiore consenso per quanto riguarda il trattamento dei papillomi tipici che vengono trattati con chirurgia in quanto benigni, seguiti da un follow-up con imaging cranio-spinale. Per quanto riguarda i carcinomi invece, il loro principale fattore prognostico è il livello di rimozione chirurgica e poiché una rimozione completa non si riesce quasi mai a ottenere, la prognosi a 5 anni è inferiore al 20%. Le problematiche nella terapia sono in particolare la localizzazione molto profonda e difficilmente raggiungibile, il fatto che sono tumori vascolarizzati in maniera abbondante, quindi con un rischio di emorragia intraoperatoria molto elevata, con una mortalità fino al 25%, per questo si opta per una chirurgia in due tempi, con una biopsia, una terapia neoadiuvante, una successiva chirurgia. Un'altra tecnica testata è l'embolizzazione preoperatoria, ma anche questo ha un controllo dell'emorragia scarso, in quanto i vasi sono numerosi e di piccole dimensioni. In particolare problematica è la terapia di papillomi atipici. Questi vengono normalmente trattati con chirurgia e radioterapia postoperatoria. Nei momenti in cui diventano metastatici però non c'è un trattamento standard e diversi regimi chemoterapici sono riportati in letteratura con diversi case reports, nessuno di questi ha portato però una soluzione definitiva. Quello che si propone con questo studio è l'utilizzo del bevacizumab, che è già stato riportato in letteratura in due case reports con miglioramento clinico e radiologico di questi pazienti, in cui il bevacizumab è stato scelto perché farmaco con una bassa quantità di effetti collaterali, da dare quindi in questi pazienti con malattia disseminata, con una buona quantità di edema perilesionale e che facevano uso di grandi quantità di corticosteroidi. Questo farmaco agisce sull'angiogenesi, un processo fisiologico, ma che diventa patologico in alcune condizioni, come ad esempio appunto una neoplasia, in cui superato un certo cut-off di 1-2 mm cubi, ha bisogno di rigenerare nuovi vasi per il suo sostentamento e quindi l'obiettivo di questa terapia è proprio di bloccare questo rifornimento. Differisce quindi da una chemoterapia perché ha come target principale le cellule endoteliali, perché è più efficiente su tumori a lenta crescita e con livelli stabili di farmaco nel sangue. In chemoterapia invece cerchiamo di dare dosi elevate a intervalli terapeutici più ampi in maniera da permettere la rigenerazione di organi sensibili quali intestino e midollo. La cinetica dose efficacia è bifasica per questo tipo di farmaco e lineare per la chemoterapia. Secondo le ultime evidenze sembra anche che questi farmaci abbiano un'azione anche diretta citotossica sulle cellule tumorali con quindi una doppia azione benefica. Il bevacizumab in particolare è un anticorpo monoclonale umanizzato, IgG1, che agisce contro i VEGF-A, uno dei mediatori più importanti dell'angiogenesi, che è stato approvato nel 2004 per il trattamento del cancro del colon metastatico con irinotecano e 5-fluorouracile e in seguito a questa data è stato approvato per numerose altre neoplasie in combinazione proprio con la chemoterapia, perché migliorando la struttura basale, diminuendo la pressione endotumorale, favorisce l'arrivo del farmaco al tessuto e perché ha un'azione combinata citotossica sul tessuto stesso, sul tessuto tumorale. Ha diversi effetti collaterali e comunque sono inferiori rispetto a diversi regimi chemoterapici e alla radioterapia, di cui il principale è l'ipertensione. Nel nostro studio quindi abbiamo raccolto 5 casi di papillomi atipici dei plessi coridei, trattati e seguiti presso il Centro Oncologico Leon Berard di Lione. La localizzazione più frequente è stata a livello del quarto ventricolo, con una sintomatologia soprattutto di disturbi dell'equilibrio della postura e ipertensione intracranica. Istologicamente erano tutti papillomi di grado 2 e tutti questi pazienti erano stati precedentemente trattati con chirurgia, in due casi anche con radioterapia e altri due pazienti con chemoterapia, di cui un caso con temozolomide e l'altro caso con carboplatino. La caratteristica comune di questi pazienti era quella di avere una malattia in progressione prima del trattamento con bevacizumab, che è stato somministrato in una dose di 10 mg per chilo a diverse finestre terapeutiche, 2-3 settimane, monitorando la clinica tramite l'indice di Karnofsky e la scala del dolore e monitorando la risposta radiologica tramite i criteri RANO e tramite un software per la misura della cinetica di progressione tumorale.
I criteri RANO sono criteri utilizzati in neurooncologia per far fronte alle alcune difficoltà attuali nell'isola della progressione tumorale, quali l'introduzione di nuove terapie, difficoltà intrinseche della risonanza magnetica, pseudoprogressione, radionecrosi e pseudorisposta, e quindi sono criteri che, a differenza dei precedenti, considerano sequenze T2 e FLAIR per valutare la risposta tumorale non prendente contrasto. Tuttavia hanno dei difetti intrinseci, quali l'essere bidimensionali, avere cutoff imposti arbitrariamente e soprattutto espressi in maniera percentuale, cosa che potrebbe sovrastimare la risposta di tumori più piccoli. Quindi, quando possibile, in questi pazienti abbiamo utilizzato una misura volumetrica tramite software, più precisa, meno operatore dipendente, tuttavia una tecnica nuova in cui occorre ancora definire un limite cutoff da tenere in considerazione nel calcolo finale. Abbiamo considerato sequenze T1 post-gadolinio e sequenze FLAIR, in modo da tenere in considerazione anche la risposta non prendente contrasto. Che possiamo vedere in questi grafici in blu e in rosso. Prima di effettuare il calcolo abbiamo considerato anche sequenze T1 in modo da valutare eventuali emorragie che avrebbe potuto dare un ipersegnale, quindi inficiare il calcolo finale, e sequenze in diffusione per valutare edema e infiltrazione. Come vediamo dai grafici, il farmaco, nei periodi di somministrazione del farmaco che viene segnalato in grigio, il bevacizumab ha interrotto la progressione tumorale, ha permesso una riduzione del volume totale che ha ripreso a crescere nel momento di interruzione del farmaco. Dal punto di vista clinico, possiamo vedere l'indice di Karnofsky e la scala del dolore rispettivamente in blu e in giallo in questi grafici. L'indice di Karnofsky è andato a stabilizzarsi o migliorando, quindi aumentando, la scala del dolore a stabilizzarsi oppure diminuendo, quindi in tutti i pazienti abbiamo avuto o un miglioramento o una stabilizzazione. Dal punto di vista invece degli effetti collaterali, quelli principali riportati sono stati epistassi e parestesie. In una giovane donna amenorrea secondaria, un paziente non ha avuto alcun effetto collaterale, per cui nessuno dei nostri pazienti ha interrotto la terapia a causa degli effetti collaterali. Quindi, calcolando l'event free survival tra i nostri pazienti, confrontando bevacizumab e gli altri trattamenti, avevamo un event free survival che era di 21 mesi a 15 mesi per altri trattamenti. Questa differenza non è significativa dal punto di vista statistico, probabilmente per la scarsa quantità di pazienti, e abbiamo quindi eseguito una review della letteratura considerando diversi case reports di pazienti adulti con malattia disseminata, calcolando quindi l'event free survival e ottenendo quindi un risultato che per il bevacizumab era di 20 mesi, con la differenza con chemioterapia e chirurgia di rispettivamente 10 mesi e 9 mesi. Questo risultato è significativo dal punto di vista statistico ed è ancora più significativo se consideriamo che nel gruppo con bevacizumab avevamo pochi pazienti ed erano in totalità pazienti che avevano una malattia diagnosticata di grado 2, mentre nei pazienti trattati con chemioterapia e chirurgia abbiamo considerato anche pazienti con malattia disseminata ma di grado 1. Il confronto invece con la radioterapia non è risultato significativo, ma in ogni caso il bevacizumab può essere comunque considerato un trattamento più vantaggioso dal punto di vista degli effetti collaterali. Quindi le potenzialità di questo studio risiedono nel fatto di essere il primo studio effettuato in merito su questo tipo di neoplasia, di raccogliere dati omogenei, perché raccolti su lunghi follow-up e di pazienti seguiti dallo stesso centro. Abbiamo utilizzato una metodica di misura del volume tumorale tramite software, quindi minimizzando la variabilità interindividuale. Abbiamo effettuato la prima raccolta con review della letteratura sull'event free survival di questa neoplasia e sono quindi dati rilevanti in rapporto alla scarsità di letteratura in merito. La limitazione è il numero di pazienti, ma che è comunque correlato alla rarità della patologia in sé. Concludendo, quindi, i tumori dei plessi coidei sono tumori rari che non godono di un trattamento standardizzato, soprattutto quando diventano metastatici, in cui il bevacizumab ha dimostrato di essere un farmaco vantaggioso sotto diversi punti di vista e anche in rapporto agli altri trattamenti. E quindi può essere proposto come trattamento standard in queste condizioni, confermando questi dati in uno studio multicentrico più ampio di questo. Concludo ringraziando il Centro Leon Berard di Lione, che mi ha ospitato per questo studio, e ringrazio voi per l'attenzione. Grazie. Ci sono delle domande per la candidata? No? Era tutto chiaro. Grazie. Grazie. Dall'Antonia Alberta ci presenterà
sua tesi con titolo Nuovi fattori predittivi laboratoristici per le differenze vascolari e per le demenze vascolari e degenerative. La relatrice Moretti Rita. La ringrazio per l'introduzione, buongiorno a tutti. Nell'ambito di quelle che sono le demenze a livello epidemiologico, possiamo osservare come nel 60% dei casi queste siano ascrivibili a quella che è una malattia d'Alzheimer, laddove invece il 15% è rappresentato dalla demenza vascolare. Un gruppo eterogeneo di condizioni differibili per quella che è la clinica, ma anche per quelli che sono i reperti diagnostici, accomunati da quella che è appunto eziologia vascolare. Abbiamo poi un 10% di copresenza Alzheimer demenza vascolare e un 15% di forme minori. Le forme però originariamente ritenute degenerative pure e vascolari pure sembrano presentare molti tratti di sovrapposizione, che evidenziamo infatti anche a livello di quelli che sono i fattori di rischio riconosciuti, laddove fattori di rischio cardiovascolari ad oggi sono riconosciuti anche nella malattia d'Alzheimer. L'obiettivo del nostro studio è stata la valutazione all'interno di quelli che sono parametri biochimici clinici della presenza di marker predittivi per quelli che sono i due pilastri nella patologia dementigena. Da una parte la malattia d'Alzheimer, dall'altra la demenza vascolare, in particolare nei confronti di quella che è la demenza vascolare sottocorticale. Alla luce poi di quanto emerso abbiamo deciso di concentrarci su vitamina D, omocisteina, vitamina B12 e folati. Il nostro è uno studio caso controllo, 765 casi, 112 riferibili a quello che è il morbo d'Alzheimer e 653 per demenza vascolare sottocorticale, con un totale di 698 controlli. Tra i criteri di inclusione, la positività per quello che è un pattern compatibile con le forme dementigene indagate, tra i criteri invece di esclusione, quelli che sono qualsiasi fattore possibilmente confondente, da quella che è un'anamnesi positiva per neoplasia cerebrale fino anche all'assunzione di farmaci psicotropi nei due mesi antecedenti, quella che è stata la nostra valutazione. Abbiamo quindi costituito un gruppo A, gruppo di Alzheimer, gruppo B, demenza vascolare sottocorticale e infine un gruppo C, ovvero dei controlli sani con anamnesi muta per quelli che erano eventi cerebrovascolari nonché per patologia neurodegenerativa, in cui è stato effettuato un match caso controllo sulla base di età, sesso, nonché livello di istruzione, al fine di eliminare quelli che potevano essere i bias da questo derivati nella compilazione dei test neuropsicologici. La valutazione è stata effettuata infatti tramite TAC e risonanze, come per qualsiasi decadimento cognitivo, ma anche con quelli che sono test molto eterogenei quanto è eterogenea la patologia dementigena. E in particolare quello che è il MINI per valutare il deficit nell'Alzheimer, il FAB, valutazione del lobo frontale per la demenza vascolare sottocorticale, l'MPI e la valutazione dello stress level del caregiver per entrambi. Abbiamo iniziato con quello che è un test ANOVA, al fine di valutare quelli che sono diversi parametri biochimici funzionali a evidenziare se vi fosse qualche differenza nei nostri tre gruppi. Differenza statisticamente significativa che è stata evidenziata per quella che è la vitamina D, i folati, la vitamina B12 e l'omocisteina, di cui la seguente tabella riporta quelli che sono i valori medi. Al fine di escludere quella che poteva essere una significatività derivata da una errata selezione dei pazienti o da pura casualità, abbiamo effettuato quello che è un TAC test, andando a suddividere quelli che sono i livelli di vitamina D, come riferito dalla letteratura, in condizioni di sufficienza, insufficienza, deficienza. Al pari per l'omocisteina, definita come normale o border level, elevata, molto elevata, folati e B12 definiti come normali, bassi o molto bassi, di cui la tabella riporta quelle che sono le percentuali di pazienti in cui si è evidenziata tale condizione. Questo ci permette di evidenziare poi come entrambi i gruppi A e B siano caratterizzati da livelli significativamente inferiori di vitamina D e maggiori di omocisteina, con minori livelli di folati e B12 rispetto a quelli che sono i pazienti sani, ovvero il gruppo C.
In particolare condizioni di deficienza e insufficienza di vitamina D si osservano nel 92,8% dei pazienti con Alzheimer, 90,7% dei pazienti con demenza vascolare sottocorticale e meno del 18% dei controlli, laddove condizioni di iperomocisteinemia moderata o severa sono evidenziabili nell'85% dei pazienti con Alzheimer, 92% dei pazienti con demenza vascolare sottocorticale e meno del 50% dei controlli. Volendo poi sottoporre a quella che è un'analisi di confronto i due gruppi rispetto ai controlli, si evidenzia come la differenza media sia maggiore sia per la vitamina D che per i folati, la B12 e l'omocisteina nel gruppo affetto da demenza vascolare sottocorticale. Abbiamo quindi effettuato un'analisi di regressione logistica multinomiale, una valutazione univariata che ci ha permesso di valutare quello che è l'odd di rischio, che nell'Alzheimer vediamo essere pari a 4,5 e 5,2 rispettivamente per la vitamina D e l'omocisteina, con valori altamente significativi, pari a 4,3 per i folati con valori significativi e pari a 1,8 per la vitamina B12 prossima alla significatività. Nella demenza vascolare questi sono invece pari a 5,7, 5,6 e 5,9, altamente significativi rispettivamente per la vitamina D, i folati e l'omocisteina. Un'analisi invece multivariata ha permesso di valutare quello che è il coefficiente B di regressione, che vediamo essere pari a meno 0,56 e meno 0,45 in riferimento alla vitamina D nell'Alzheimer e nella demenza vascolare sottocorticale, positivo invece più 0,67 e più 0,45 se consideriamo l'omocisteina. Analisi di regressione che ci ha permesso di evidenziare come l'aumento dei livelli di vitamina D sia in grado di ridurre la probabilità di demenza nel gruppo affetto da Alzheimer del 18%, laddove, considerando invece la demenza vascolare sottocorticale, la riduzione è maggiore, prossima al 21%. La riduzione invece dei livelli di omocisteina è in grado di ridurre la probabilità di demenza nel gruppo affetto da Alzheimer del 15%, con un aumento invece al 20% se valutiamo quella che è la demenza vascolare sottocorticale. I limiti del nostro studio. Sicuramente uno studio cross-sectional con una valutazione dei marker empirica e inoltre noi abbiamo valutato quelle che sono una delle nuove funzioni emergenti extraossee della vitamina D, secondo però quelli che sono i cut-off riportati in letteratura che sono riferiti alla patologia ossea. Come tutta la medicina sta andando verso una medicina targettizzata, noi abbiamo erroneamente utilizzato dei marker, ma che sono quelli riportati dalla letteratura. Sarebbero quindi necessari nuovi cut-off. Dall'altra parte sicuramente dei punti di forza, l'omogeneità nella valutazione dei pazienti, essendo un studio unicentrico, sicuramente la numerosità dei casi e dei controlli e la valutazione di quelli che sono i due pilastri nella patologia dementigena in rapporto a diversi parametri biologici predittivi. La vitamina D infatti è da sempre riconosciuta per quello che è il suo ruolo nella cosiddetta bone health associata all'osteoporosi e al rachitismo del bambino. Questo però rappresenterebbe solo la punta di un iceberg, in quanto il 3% dei geni presentano i cosiddetti VDRS, ovvero elementi responsivi alla vitamina D. Vitamina D che vediamo a livello del sistema nervoso centrale avere un ruolo importante già a partire da quello che è il neurosviluppo, a livello volumetrico, metabolico e vascolare. Successivamente anche a livello della plasticità neuronale e differenziazione cellulare, nonché della proliferazione cellulare, andando ad agire su quelli che sono i cosiddetti guardiani del genoma. Importante anche il ruolo a livello del sistema immunitario, è infatti ad oggi associata a molte patologie a carattere autoimmune, non solo a livello del sistema nervoso centrale, ma anche associata a quello che può essere il LES o l'artrite reumatoide. Importante ruolo a livello dei canali del calcio è il type voltaggio dipendente, la cui disregolazione indotta da danni citotossici di varia natura è in grado di determinare un incremento del processo degenerativo. Fondamentale infine la regolazione vasale, macrocircolo dove notiamo una correlazione con l'incidenza di stroke ma anche con la mortalità e la morbidità ad un anno, ma anche del microcircolo, in quanto vi è una correlazione con quella che è il remodeling di parete. Abbiamo una riduzione del remodeling di parete, riduzione dell'attivazione del RAS e riduzione di quello che sono i livelli di angiotensina 2.
Se consideriamo invece l'omocisteina, questa è da sempre riconosciuta, o meglio dagli anni 60, è stata associata a quelli che erano i possibili fattori di rischio proaterogeni, anche se ad oggi i risultati non sono conclusivi. Sembra possa avere un'attività proaggregante piastrinica e determinare disfunzione dei fattori della coagulazione. Anche qui notiamo il suo ruolo a livello infiammatorio e a livello dei canali del calcio e il type voltaggio dipendente. Se però è sempre stata associata a quella che è la patologia del macrocircolo, ad oggi evidenziamo come i livelli di omocisteina circolante siano maggiori in pazienti con encefalopatia subcorticale rispetto a pazienti con patologia carotidea. È infatti in grado di determinare una riduzione della capacità automodulante basale del microcircolo e quindi fenomeni di ipodisperfusione a livello centrale. Se però nel 10% dei pazienti con iperomocisteinemia in uno studio con follow-up di 8 anni si è evidenziato lo sviluppo di una condizione dementigena, nell'83% dei casi questa era riferibile a quella che era una malattia di Alzheimer. Essa infatti è in grado in coltura di determinare un'apregolazione della presenilina 1 e un'iperfosforilazione della proteina tau, che sappiamo essere coinvolti in quella che è la patologia. Da una parte quindi il processo infiammatorio, dall'altra l'alterazione del microcircolo sono i due fenomeni comuni riscontrabili nell'Alzheimer e nella demenza vascolare sottocorticale. E l'ipovitaminosi D, al pari dell'iperomocisteinemia, abbiamo visto agire su entrambi questi meccanismi. D'altra parte però non sarebbe solo un effetto addittivo ma addirittura sinergico, in quanto sono stati evidenziati recettori per la vitamina D nel gene codificante per la cistatinina beta sintetasi, ovvero il principale enzima coinvolto nel metabolismo dell'omocisteina. Degenerativo pure, vascolare pure, alla luce di quelle che sono ad oggi le nuove conoscenze sono quindi termini leggermente obsoleti ed ambigui. I meccanismi eziopatogenici sono comuni e sono confermati da reperti patologici condivisi e ad oggi sembra anche da quelli che sono i fattori di rischio. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Domande? Sì. Più che una domanda è quasi una commozione davanti a questa tesi. Voi tutti quando vi laureate temete le domande dei relatori. Io sempre dico, ragazzi, siete voi che insegnate in queste situazioni qua, perché cioè, siete voi che avete preparato uno studio fine, accurato, ci avete lavorato a volte anni, con relatori come la professoressa Moretti, straordinari, cioè sono persone che hanno livelli culturali stratosferici. Quindi, volevo dire, sono veramente rimasta entusiasta di questa presentazione, anche per il messaggio che trovo assolutamente innovativo, molto interessante, intrigante, probabilmente forse anche nel futuro utile terapeuticamente, visto che questo problema delle demenze, l'Alzheimer, la SVAD, eccetera, sta trucidando il nostro pianeta a causa del fatto che viviamo troppo. Quindi sei stata sempre un'eccellente allieva, ti ricordo in tante occasioni, e anche adesso veramente congratulazioni, brava a te e alla professoressa Moretti. Grazie mille. Chiamo Furlan Andrea, che presenterà la sua tesi con il titolo Novel Approaches in Axonal Regeneration Following Spinal Cord Injury, relatore Moretti Rita, correlatore Ballerini Laura. Grazie per la presentazione, buongiorno. Quando si parla della lesione al midollo spinale, credo che a molti di voi vengano in mente le immagini che si trovano sulla sinistra di questa slide. Quindi, per esempio, quella di un incidente. Qui vediamo una persona che cade da una scala. L'immagine di una sedia a rotelle, quindi di persone che non potranno muoversi, camminare con le proprie gambe. E immagini di tristezza, di depressione. Purtroppo stati d'animo comuni tra queste persone. Spero però che molti di voi siano consapevoli anche delle situazioni raffigurate dalle immagini sulla destra. Quindi, per esempio, vediamo
una scena di affetto tra due ragazzi, di cui uno, la ragazza nello specifico, è su una sedia a rotelle. Vediamo un uomo che sta recuperando la capacità di camminare grazie a un deambulatore e all'assistenza di due fisioterapisti. E anche per coloro che purtroppo non potranno mai più recuperare l'uso delle proprie gambe, esiste comunque la possibilità di farsi valere nella vita. Vediamo appunto due atleti impegnati in una gara alle Paralimpiadi. Qualcuno potrebbe domandarsi però perché preoccuparsi di questa condizione, al di là del lato ovviamente umano ed emotivo. Esistono infatti numerose patologie, basti pensare al diabete mellito, che sono certamente più frequenti. In realtà in questa slide riassumo almeno tre motivi per cui è invece importante preoccuparsene. Al punto 1 vedete come ogni anno in Italia 1000 persone vanno incontro a questa lesione. Può sembrare un numero piccolo, però bisogna tener conto che queste persone si assommano a quelle che già vivono con la lesione al midollo spinale. Quindi, specialmente in futuro, con un'aspettativa di vita più lunga per queste persone, diventeranno un problema sociale e sanitario rilevante. Poi, al punto 2, il 21% di queste persone abbandona il lavoro entro il primo anno e comunque questo valore non tiene conto di tutti i cambi di mansione o comunque della ridotta capacità di partecipare agli eventi della vita sociale. E poi, al punto 3, i costi. Questo dato si riferisce ai tetraplegici. $1 milione di cure nel primo anno e circa $200.000 per ogni anno successivo. Un carico economico sul sistema sanitario che è rilevante. Queste slide riassumono quindi quelle che sono le cure attualmente, i trattamenti riservati a questi pazienti con la lesione al midollo spinale. Vediamo una scena di un incidente, spesso si tratta di incidenti stradali, gli eventi nell'ambito dei quali avviene questa lesione. Quindi il paziente deve essere ovviamente tratto in salvo, estratto dai rottami, va stabilizzato da un punto di vista emodinamico, respiratorio, poi vedete qui anche l'uso di una spinal board, serve sostanzialmente ad evitare che forze compressive o trazioni che agiscono sul midollo spinale possano peggiorare ulteriormente il danno. A questo punto il paziente viene trasportato in ospedale, generalmente in un reparto di terapia intensiva, viene eseguita un'indagine radiologica, qui vedete una TAC, che dimostra l'esistenza di una frattura vertebrale con compressione midollare. A questo punto ovviamente è il momento di impostare una terapia. E attualmente due sono i trattamenti disponibili per questi pazienti, il trattamento chirurgico e quello farmacologico conservativo. E entrambi ovviamente hanno punti di vantaggio, hanno rischi, possibili complicanze. Certamente però quello che è il punto più critico è che nessuno dei due ha delle evidenze scientifiche, delle prove scientifiche che siano determinanti, cioè che ci convincano che veramente questi trattamenti sono utili per questi pazienti. Di fatto ancora oggi non possiamo affermarlo con certezza, addirittura, come vedete, talvolta queste evidenze sono discordanti, cioè affermano delle cose opposte. Conseguentemente la ricerca si è messa in moto nel tentativo di trovare nuovi trattamenti. Questa slide sono elencati solo alcuni, sono già tanti, ma sono alcuni, dei trattamenti in studio, vedete soprattutto l'EPO. Quelli in grande sono quelli che sono più vicini probabilmente ad entrare nella pratica clinica, forse fra qualche anno. L'EPO è l'eritropoiettina, la conoscerete perché viene usata anche illegalmente per aumentare la produzione di globuli rossi da parte del midollo, però si è visto che ha anche un'efficacia nel proteggere i neuroni contro il danno al midollo spinale nell'evento acuto e quindi attualmente in corso uno studio a Milano che sta valutando l'efficacia dell'EPO nella lesione acuta al midollo spinale. Tutti questi trattamenti che avete visto però alla fine appartengono a due categorie, i trattamenti neuroprotettivi e quelli neuroregenerativi. I trattamenti neuroprotettivi, lo dice il nome stesso, hanno lo scopo di rendere le cellule, i neuroni in questo caso, più resistenti al danno in acuto. Viceversa, i trattamenti neuroregenerativi sono rivolti alle cellule sopravvissute, cioè quelle che hanno passato indenni la prima fase di danno,
Lo scopo ovviamente in questo caso è favorire la rigenerazione delle fibre nervose. Tra questi trattamenti abbiamo gli scaffold. Scaffold è un termine inglese, significa banalmente impalcatura. Si tratta infatti di impalcature vere e proprie che possono essere inserite nel midollo spinale danneggiato e hanno lo scopo di favorire la rigenerazione nervosa. Molte di queste scaffold, queste impalcature, sono basate su nanomateriali, significa materiali che possono essere lavorati alla scala atomica dei singoli atomi, e nello specifico molti sono realizzati in carbonio. Qui ne vedete due esempi, a sinistra il grafene, a destra i nanotubi di carbonio, che sono appunto questi tubi di dimensioni nanometriche con atomi di carbonio arrangiati in questa geometria esagonale lungo le pareti. Se consideriamo numerosi nanotubi di carbonio che si intersecano nelle tre dimensioni dello spazio, abbiamo quella che vedete in basso, la spugna di nanotubi di carbonio, o 13 NF, che sta per 3 Dimensional Carbon Nanotube Frame. Vedete due immagini al microscopio elettronico a scansione e poi anche una del appunto di come appare ad occhio nudo una spugna di questo genere. Appunto abbiamo detto che questi scaffold possono essere usati per come potenziali trattamenti neuro-rigenerativi. Allora li abbiamo messi alla prova con questo esperimento. Vedete che è diviso in due parti. In alto abbiamo una parte che si è svolta in vitro, quindi in una coltura, e poi la parte in basso in vivo, nel modello animale. La parte in vitro in alto è stata svolta su delle slice, si tratta banalmente delle fettine sottili del midollo spinale, tratte da un ratto, e sono state poste in coltura su dei vetrini, appaiate a coppie. Già spontaneamente queste fettine messe in coltura sviluppano nuove fibre, nuovi assoni, che favoriscono la riconnessione. L'obiettivo, banalmente, era vedere se, quando le fettine erano interfacciate ai nanotubi, alla spugna di nanotubi, questa riconnessione era più funzionale, vedremo anche dopo, quindi più capace di trasmettere gli impulsi elettrici rispetto alla condizione di rigenerazione spontanea. Appunto, per verificare che effettivamente questa trasmissione del segnale fosse efficace, è stato fatto uno studio elettrofisiologico. Si è misurata l'attività elettrica di una fettina, l'attività elettrica dell'altra, e si è visto se combaciavano o se ogni fettina andava per conto suo. Poi è stato eseguito ovviamente anche uno studio microscopico per vedere la morfologia delle nuove fibre, se c'erano differenze nei due gruppi. Seconda parte, in vivo, nel ratto. Lo scaffold è stato inserito nel cervello di un ratto, cervello non midollo per una questione di maggior capacità, maggior semplicità nel valutare gli effetti nel cervello, che non è midollo, comunque sempre è tessuto nervoso, quindi da un punto di vista istologico possiamo dire che è equivalente. E a distanza di tempo si è vista la reazione, quindi banalmente una prova di immunocompatibilità, vedere se questo scaffold si sarebbe integrato correttamente. I risultati. A questo punto vedete in alto un grafico, questo si riferisce alla parte in vitro, quella che avete visto con le fettine di midollo, e vedete la percentuale di coppie correlate, cioè di coppie in cui l'attività elettrica passava da una fettina all'altra. Il gruppo 13NF, quello con i nanotubi, vedete che ha quasi il 100% di coppie correlate elettricamente. Tra i controlli la percentuale si ferma al 27%. Quindi possiamo dire che i nanotubi hanno favorito una riconnessione funzionale, quindi che permette il passaggio dell'impulso nervoso tra le due fettine. E al di sotto delle immagini in fluorescenza. A destra il 13NF, a sinistra i controlli. 13NF, vedete che le fibre nervose occupano praticamente tutta la superficie del vetrino di coltura, non lasciano spazi vuoti. A sinistra, i controlli, vedete che invece ci sono spazi vuoti, quelli in nero, quelli scuri. Quindi possiamo dire che il 13NF ha permesso una dispersione, diffusione tridimensionale delle fibre, cosa che nei controlli non avviene. Probabilmente questo correla anche col fatto che nel 13NF la riconnessione è funzionale, permette il passaggio dell'impulso nervoso. Questa è la parte in vivo, quella nel cervello del ratto. Vedete innanzitutto una curva per GFAP in alto. GFAP è una proteina espressa dagli astrociti, sono cellule che reagiscono e aumentano di numero, anche aumentano di volume, quando viene un danno al sistema nervoso o anche quando viene inserito un corpo estraneo. Lo scaffold in effetti può essere considerato un corpo estraneo. E vedete la curva in nero. Questa ha un picco nella parte iniziale, indica che c'è stata una reazione, un'attivazione degli astrociti.
Però vedete che innanzitutto la curva poi discende rapidamente verso valori normali, verso 1, che è il valore normale. E poi soprattutto vedete anche quella linea verticale tratteggiata. Ecco, di solito in ambito sperimentale il corpo estraneo per eccellenza nel sistema nervoso è l'elettrodo che viene inserito per scopo di studio. Quando vengono usati gli elettrodi, quel picco che vedete arriva fino alla linea tratteggiata. Quindi una reazione che è molto più ampia, vedete quel picco è stretto, in quegli altri casi sarebbe molto più ampio, quindi una reazione limitata, molto ristretta. E poi sotto questa immagine che è stata un punto un po' di sorpresa durante la ricerca, perché? Perché si tratta di neuroni dentro lo scaffold, corpi cellulari di neuroni dentro lo scaffold, non dovrebbero starci corpi cellulari di neuroni dentro lo scaffold, i loro prolungamenti, gli assoni, le fibre possono entrarci, ma come mai si trovano qua? L'ipotesi che è stata fatta è che si tratti di neuroblasti, cioè precursori dei neuroni, che in qualche modo sono stati richiamati, chissà come, dallo scaffold, sono migrati, sono entrati nello scaffold e qui hanno iniziato a diventare neuroni maturi. Nuovi neuroni, nuove cellule. Sarebbe una capacità ulteriore dei nanotubi che appunto ad oggi è ancora da indagare, ma sarebbe di ulteriore aiuto nella funzione neuroregenerativa che hanno. Quindi, possiamo dire che i nanotubi attualmente si trovano a metà strada tra la ricerca in vitro, come quella delle fettine che avete visto prima, e l'in vivo. In realtà posso anticiparvi che alcuni studi preliminari in vivo, cioè sono stati considerati, è stata fatta una lesione sperimentale a midollo e sono state inserite queste spugne, i risultati al momento sembrano essere confortanti, cioè sembra che siano efficaci anche nell'animale, nel modello animale. L'obiettivo ultimo lo vedete sulla destra, ovviamente la sperimentazione clinica, si spera che arriveremo fin là. Però esistono numerose domande a cui rispondere, non si può andare a razzo fiondarsi sulla sperimentazione clinica prima di dare risposta a queste domande. E cioè, quali sono le interazioni tra il substrato, le spugne e i neuroni? Cioè, perché effettivamente le spugne funzionano? Di fatto non lo sappiamo, ci sono tante ipotesi, ma ancora necessitano di una conferma scientifica. E questo è un primo punto. Poi l'efficacia neuroregenerativa versus neuroprotettiva. Sono solo neuroregenerative queste spugne o sono anche neuroprotettive? È importante se vogliamo applicarle nella clinica. Pensate, neuroprotettivo significa che dobbiamo inserirle subito nell'acuto, perché sennò nel frattempo le cellule muoiono. Se è neuroregenerativo possiamo attendere. E poi la fase cronica. Queste spugne hanno un difetto o un possibile pregio, ancora non sappiamo, hanno una scarsa biodegradabilità. Una volta che le inseriamo nel midollo, li rimangono per anni, per tutta la vita del paziente probabilmente. E se hanno effetti tossici sul lungo termine? Questo purtroppo non lo sappiamo, quindi bisogna sicuramente valutarlo. Quindi, possiamo dire, chiudendo, che al meglio delle conoscenze attuali, i nanotubi favoriscono la rigenerazione assonale, che è più efficace da un punto di vista funzionale rispetto al fenomeno che avviene spontaneamente. Non sembrano responsabili di reazioni avverse significative nell'acuto, nel breve termine. Ovviamente bisognerà determinare che non ci sono reazioni avverse neanche nel cronico, nel lungo termine, e soprattutto, l'ultimo punto, le reali capacità in vivo e poi nell'uomo. Finora, come ho detto, la ricerca ci dice che nel modello in vitro funzionano, speriamo che continuino a farlo nel vivo e poi in futuro speriamo un'applicazione anche nell'uomo. Ringrazio il gruppo di ricerca della professoressa Ballerini alla Sissa, presso cui appunto si è svolta questo studio, la parte sperimentale di questa tesi, quello che avete appena visto. Con questo concludo e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. Ci sono delle domande? Volevo complimentarmi con il lavoro fatto e mi ricorda la mia tesi di laurea che era sulla tubulizzazione nervosa e devo dire, diciamo, che è sempre un argomento molto interessante, molto stimolante e da appunto 20 anni fa qualcosa è cambiato, no? Cioè anche nei materiali. E la medicina rigenerativa di questo tipo è una medicina sostitutiva, no? Quindi oltre allo scaffold
Sicuramente c'è bisogno anche di qualcosa di cellulare, di fattori di crescita. Dalla tua esperienza, quello che hai visto, diciamo, vedi anche delle possibilità di qualche tipo di cellula da abbinare, ovviamente, no, considerando tutto quello che hai detto poi nelle conclusioni. Certo, questa ricerca appunto si concentra sugli scaffold, però ci sono già attive e alcune addirittura in quest'anno, nel gennaio di quest'anno in Giappone è iniziato uno studio, per esempio sull'uso di cellule staminali. Alcune per esempio sono le embrionali o anche altri tipi di cellule staminali come per esempio le mesenchimali, e alcuni studi sono anche associativi, cioè tengono in considerazione più terapie, per esempio cellule staminali e scaffold assieme, oppure sia trattamenti neuroprotettivi sia neuroregenerativi assieme. Sull'uso dei fattori di crescita c'è un'ampia discussione invece, che lei ha citato, perché? Perché inizialmente sembravano molto promettenti, poi si è visto un grave limite, e cioè che tendono ad aumentare i casi di dolore neuropatico cronico, e questo un po' ha rallentato la ricerca in questo ambito. Però io credo, ecco, parlando di questo, che almeno in futuro probabilmente non basterà un solo trattamento, come lei appunto intende. Probabilmente dovranno esserci più terapie assieme, dobbiamo ancora capire anche quali sono le migliori, quali hanno più chance di entrare nella clinica, ma sicuramente dovrà essere un approccio, ecco, da più lati, non da uno solo. Grazie ancora. Chiamo Martinuzzo Chiara, con la tesi dermatiti professionali nei parrucchieri, risultati dei database Triveneto ed esperienza di Trieste, relatore Bovenzi Massimo, correlatore Larese Filon Francesca. Buongiorno, io oggi vi parlo delle dermatiti professionali nei parrucchieri, il che vuol dire delle dermatiti che insorgono nei parrucchieri a causa del loro lavoro. E come già si sa dalla letteratura, i parrucchieri sono tra i lavoratori più a rischio dal punto di vista occupazionale, in particolare delle dermatiti. Più di metà di queste dermatiti inizia a verificarsi già entro i primi anni di lavoro, il che vuol dire anche durante l'apprendistato o da studenti, e alcune diventano talmente importanti che costringono un buon numero di lavoratori a dover cambiare professione e lasciare il proprio impiego. Come detto prima, anche fra gli studenti e gli apprendisti il tasso è più elevato, tanto che c'è una selezione nel corso degli anni e questo tasso di prevalenza è circa del 50%. Quando parlo di dermatiti occupazionali intendo diciamo tre tipologie, ma in particolare le prime due, che costituiscono più del 95% di tutte le dermatiti occupazionali. Queste sono le dermatiti irritative da contatto, che come dice il termine stesso sono dovute al contatto con sostanze irritanti, che possono essere l'acqua, i solventi, i saponi, e si localizzano sui palmi delle mani con desquamazioni e fissurazione. Invece le dermatiti allergiche da contatto si verificano soprattutto sul dorso della mano, nelle zone interfalangee, e con tre fasi, una prima fase di rossore e bruciore, a cui segue una fase di vescicole, pustole e bolle, e una terza di ipercheratosi. Invece è marginale l'orticaria da contatto, meno del 5% di tutte le dermatiti, oltretutto dura molto meno rispetto alle prime due, perché è caratterizzata da ponfi fugaci della durata massima di 15 minuti e soprattutto correlata al lattice. Il motivo appunto per cui i parrucchieri sono a rischio di dermatiti occupazionali è perché durante la loro attività lavorativa vengono a contatto, soprattutto sulle mani, con sostanze, con agenti appunto che danneggiano la barriera cutanea. Questi possono essere fisici, come l'aria calda del phon e l'acqua. Ricordiamo che i parrucchieri sono quella categoria a rischio di wet work, cioè di lavoro umido. L'acqua danneggia la barriera cutanea, e facilitando la penetrazione di altri agenti chimici qui elencati, con l'insorgenza di DIC e DAC. Oltretutto nel salone dei parrucchieri spesso alcuni parrucchieri fanno solo esclusivamente il lavaggio delle teste dei clienti, quindi sono ulteriormente a rischio, e di solito sono gli apprendisti o gli studenti.
Per quanto riguarda gli agenti chimici, voglio ricordare soprattutto la parafenilendiammina, che è storica nell'insorgenza di dermatiti occupazionali nei parrucchieri già dal 1900, i coloranti come l'ENE e altre sostanze contenute nelle tinture come fenoli e aminofenoli. Poi sono a rischio di insorgenza di dermatiti a causa di ossidanti e riducenti contenuti ad esempio nelle permanenti. E, gli acceleranti della gomma risultano avere una sensibilizzazione nei parrucchieri, in quei parrucchieri che utilizzano misure protettive come i guanti, quindi la loro prevalenza ci aiuta anche a capire se i parrucchieri utilizzano o meno misure protettive. In misura marginale acrilati e profumi che sono più che altro diciamo degli estetisti, però spesso succede che i parrucchieri possano fare le unghie ai clienti e quindi essere esposti anche se in misura minore. E la mia tesi si divide in due parti, e iniziamo con la prima parte dello studio dove vediamo parrucchieri impiegati a confronto. Abbiamo preso gli impiegati come gruppo di controllo perché normalmente non dovrebbero essere esposti a queste sostanze. Quindi nei due gruppi abbiamo valutato la prevalenza di dermatiti occupazionali e abbiamo fatto il patch test serie standard e in particolare 7 apteni di questo patch test. I pazienti sono stati ricavati dal database Triveneto nel ventennio 96-2016, 343 parrucchieri e 6.933 impiegati. Per ogni paziente abbiamo valutato sesso, età, anamnesi lavorativa, una dermatite atopica in anamnesi pregressa, una dermatite alla visualizzazione clinica, la sua localizzazione, l'eventuale correlazione con il lavoro e la positività a 7 apteni della serie standard. Per quanto riguarda il patch test, questo è stato eseguito con Finn Chambers su Scampor Tape e la lettura è stata fatta a 72 ore, positivo anche la sola presenza di eritema, quindi anche un solo più. E per l'analisi statistica si è usato il STAT14, il software, e il T-test che ha valutato le differenze tra parrucchieri e impiegati e il test del Q-quadro che invece ha valutato la differenza tra i dati categoriali cross-tabulated in tabelle di contingenza. È considerato significativo un p-value inferiore di 0,05. Questi sono i primi risultati. Nel grafico vediamo nella colonna blu i parrucchieri, in quella rossa invece gli impiegati. E come si vede dal grafico, i parrucchieri hanno una prevalenza maggiore di sesso femminile, più del 90%, più di tre quarti sono giovani sotto i 40 anni, ma soprattutto la cosa più importante sono le ultime due colonne, cioè la dermatite occupazionale. Più del 40% dei parrucchieri ha una dermatite occupazionale contro il 2% degli impiegati. Questo vuol dire che i parrucchieri sono esposti professionalmente e gli impiegati no. E la cosa che ci ha lasciato un attimo perplesso è stata la dermatite atopica, che ha avuto una prevalenza maggiore negli impiegati rispetto ai parrucchieri, ma come vedremo dopo rispetto alla letteratura siamo riusciti a dare una risposta a questo risultato. Dopo abbiamo analizzato dove fosse localizzata la dermatite, sempre parrucchieri impiegati a confronto. Qui vediamo che le mani sono la prima sede di localizzazione, sia per gli impiegati che per i parrucchieri, però valutiamo come la prevalenza dei parrucchieri sia molto più elevata, cioè molto più di metà delle dermatiti occupazionali si verificano a livello delle mani, con una minima parte a livello del volto, probabilmente per una contaminazione di tipo airborne, e una minimissima parte a livello degli arti inferiori. Anche gli impiegati hanno le mani al primo posto in base alla sede, però solo un quarto circa, un'altra buona quota a livello del volto. Questo vuol dire che i parrucchieri sono esposti professionalmente e le dermatiti si verificano soprattutto a livello delle mani. In questa tabella abbiamo valutato la differenza tra i nostri dati e la letteratura. Come detto prima, la dermatite atopica risultava maggiore negli impiegati rispetto ai parrucchieri. Noi ci saremmo aspettati in linea di massima che ci fosse una prevalenza di dermatite atopica maggiore nei parrucchieri. Pensavamo fosse un fattore di rischio per l'insorgenza di successive dermatiti. In letteratura abbiamo trovato dati contrastanti, come si può vedere da questa tabella. Questo vuol dire che ancora non si sa di preciso se la dermatite atopica sia un fattore di rischio o no, o meglio, forse è un fattore di rischio, solo che noi abbiamo valutato la prevalenza della dermatite atopica in quei parrucchieri che probabilmente svolgono già il loro lavoro da diversi anni e quindi c'è stata una selezione tra studenti che poi sono diventati lavoratori. Per quanto riguarda la dermatite occupazionale, vediamo che nel nostro studio era attorno al 40%, che è abbastanza simile al valore della Germania, invece nel Nord America, anche paesi del Nord Europa, la prevalenza è più elevata.
Anche per quanto riguarda l'età, i nostri parrucchieri sono soprattutto giovani, e invece la sede delle dermatite a livello delle mani si conferma essere con una prevalenza elevata un po' in tutti gli studi, anche se il nostro studio ha dimostrato comunque una prevalenza simile a paesi più vicini a noi come la Croazia e la Germania. Il Nord Europa e il Nord America resta sempre con valori più elevati. Questi sono i risultati del patch test, con l'asterisco ho messo le significatività. La cosa che salta più agli occhi è la parafenilendiamina, come già detto in precedenza. Vediamo una prevalenza molto elevata nei parrucchieri rispetto agli impiegati, che conferma appunto l'esposizione professionale. Invece il nickel risulta essere al primo posto in termini assoluti di positività, però questo non è statisticamente significativo, il che vuol dire che tutti noi, bene o male, siamo esposti al nickel per quanto riguarda il nickel da bigiotteria e quindi non è così correlato al lavoro come possono essere invece altre sostanze. E vorrei porre l'attenzione sui tiurami che sono contenuti nei guanti. È chiaro che nei parrucchieri ci sia una prevalenza maggiore perché questi utilizzano i guanti o dovrebbero utilizzarli come protezione rispetto agli impiegati. Ci saremmo aspettati forse una prevalenza leggermente maggiore nei tiurami. Probabilmente i nostri parrucchieri non seguono in maniera assidua insomma, le misure protettive del loro lavoro. E questi sono gli stessi dati nella tabella con i p-value e gli odd ratio. E anche qui abbiamo confrontato la letteratura che è in linea con il nostro studio perché al primo posto c'è sempre il nickel in termini assoluti di positività, al secondo posto la parafenilendiammina. La seconda parte dello studio invece si è concentrata solo sui parrucchieri e ha valutato quali apteni fossero più responsabili di OCD, ma questa volta abbiamo preso proprio la serie estesa professionale parrucchieri. Ci sono stati 146 parrucchieri che sono arrivati alla nostra osservazione in unità clinica di medicina del lavoro nel ventennio 98-2018, almeno con una diagnosi di dermatite. Ogni paziente ha eseguito il patch test serie estesa professionale, sempre con le stesse modalità di prima, e questi sono i risultati. Vediamo nel grafico a barre le percentuali di positività ai seguenti apteni, invece a lato sono scritti quegli apteni che non hanno avuto nemmeno una positività. E quelli a destra quindi sono quegli apteni che non vengono utilizzati su larga scala durante l'attività lavorativa perché sono contenuti nei cosmetici e probabilmente i parrucchieri non fanno largo uso di cosmetici, invece a lato nel grafico sono tutte sostanze contenute nelle tinture soprattutto e in misura minore anche nelle permanenti che sicuramente vengono utilizzate durante l'attività lavorativa. Anche qui abbiamo confrontato con la letteratura, vediamo che il nostro studio è in linea anche questa volta con gli altri paesi, perché ai primi posti ci sono sempre sostanze contenute nelle tinture. Soprattutto ammonio persulfato, toluendiamina solfato risultano essere sempre i primi due posti. Quindi quello che abbiamo imparato oggi è che i parrucchieri sono a rischio di OCD, l'abbiamo riconfermato, abbiamo visto che questo è soprattutto a livello delle mani e che già gli apprendisti iniziano ad essere sensibilizzati, tanto che sono necessarie misure protettive sia in termini di divulgazione, anche durante l'attività scolastica, sia in termini di utilizzo di guanti. Siccome le maggiori attività che espongono maggiormente i parrucchieri sono l'atto della tinta e delle permanenti, è necessario che i guanti vengano utilizzati durante tutta questa attività, il che vuol dire non solo la tintura, ma anche il lavaggio, la manipolazione o il taglio di capelli tinti. E ricordiamo che è sempre un wet work, cioè un lavoro umido, e quindi è importante asciugarsi bene le mani dopo ogni lavaggio, utilizzare delle creme idratanti di frequente, e non appena si verificano delle lesioni riguardanti le dermatiti è necessario utilizzare delle creme cortisoniche. Grazie per l'attenzione. Domande? Sì, ti volevo chiedere, quando abbiamo iniziato lo studio noi pensavamo ci fossero più parrucchiere, perché in realtà sono in cima a tutte le classifiche internazionali per quanto riguarda le dermatiti occupazionali. Rispetto agli altri abbiamo trovato in realtà un numero molto basso, sono dati su 20 anni, quindi in realtà sono dati abbastanza grossi. Un commento su questo?
Sì, il motivo per cui il numero è inferiore rispetto a quello che ci aspettavamo potrebbe essere dovuto al fatto che noi abbiamo selezionato i pazienti in base al fatto che loro si presentassero da un medico competente, e quindi spesso se la parrucchiera è una titolare, quindi un libero professionista, probabilmente non ha nessun vantaggio a presentarsi da un medico del lavoro, al massimo può presentarsi dal medico di medicina generale per chiedere delle creme cortisoniche, quindi un motivo potrebbe essere questo. Però abbiamo visto anche confrontando la letteratura che tutto sommato il nostro la nostra prevalenza di dermatiti occupazionali nei parrucchieri è inferiore rispetto ad altri paesi, soprattutto paesi del nord dove l'incidenza è maggiore. E abbiamo visto sempre dalla letteratura che nei paesi del nord l'incidenza di dermatite atopica è aumentata rispetto al bacino del Mediterraneo, quindi se quello è davvero un fattore di rischio probabilmente i nostri parrucchieri hanno anche una cute più resistente rispetto ad altri, quindi anche per questo che forse abbiamo un numero di pazienti più esiguo. Grazie. La commissione si ritira per valutazioni. Thank you.
La Commissione si è riunita considerando il curriculum dei studi da voi compiuto e valutata la tesi di laurea e attribuisce i seguenti votazioni finali. Cernè Denise, voto 110, lode e menzioni. Colò Francesca, voto 110, lode e menzioni. Dall'Antonia Alberta, 110, lode e menzione. Martinuzzo Chiara, 110 e lode. E Furlan Andrea, 110 e lode. Prima di fare le congratulazioni, vi dico questo. Da oggi vi siete imbarcati su un percorso che durerà per tutta la vita. Un percorso che non finisce mai, un percorso di un studio continuo per il bene dei vostri pazienti. Pensate a questo. Grazie. Aspetta. Pertanto, in nome della legge e per l'autorità conferita a me dal magnifico rettore, vi proclamo dottori in medicina e chirurgia. Siccome dobbiamo proseguire, diciamo, con il nostro lavoro, vi prego di fare le congratulazioni, diciamo, al di fuori di questa sala. Grazie.
Perché dobbiamo cominciare? Chiamo Giovanni Palmentieri che ci presenterà la sua tesi Valutazione dei margini e del tasso di recidive nel trattamento chirurgico dei carcinomi basocellulari in chirurgia plastica, studio clinico sperimentale dal 2014 al 2018. Il relatore sono io e la correlatrice Chiara Stocco. Buongiorno a tutti. I tumori cutanei si suddividono in due grandi macrocategorie, i tumori melanocitari e i tumori non melanocitari. Tra i tumori melanocitari, quello di più frequente riscontro risulta essere il melanoma, mentre il 99% dei tumori non melanocitari è costituito dal carcinoma squamocellulare e dal carcinoma basocellulare, il quale è stato appunto oggetto del nostro studio. Il carcinoma basocellulare è il tumore cutaneo più frequente in assoluto, tende a comparire in una popolazione di età adulta o comunque anziana. In letteratura è descritta un'incidenza doppia nel sesso maschile rispetto al sesso femminile. È molto presente nella razza caucasica ed è strettamente correlato all'area geografica. Infatti, come si può vedere dalla slide, tra i fattori di rischio ci sono dei fattori di rischio ambientali, quali i raggi ultravioletti in primis, seguiti dalle radiazioni X, da delle condizioni di immunosoppressione e da dei cancerogeni chimici. Per quanto riguarda la diagnosi, questa viene fatta dal dermatologo attraverso la clinica, al quale si può avvalere anche dell'utilizzo della dermatoscopia, e qui a fianco vediamo gli istotipi che ci possiamo attendere. Il gold standard per il trattamento è l'escissione chirurgica. I trattamenti alternativi sono generalmente riservati a una piccola coorte di pazienti i quali non sono candidabili in un intervento chirurgico. Successivamente la lesione viene analizzata istologicamente dall'anatomia patologica. Esistono delle linee guida internazionali validate in merito alla gestione della neoplasia, al trattamento e al follow-up post-operatorio. Queste linee in merito alla gestione raccomandano per lesioni a basso rischio, minori di 2 cm, dei margini di escissione maggiori di 4 mm. Meno chiare risultano essere invece per le lesioni ad alto rischio, quindi maggiori di 2 cm, per le quali raccomandano invece dei margini di escissione più ampi, senza definire un cut-off preciso. L'obiettivo del nostro studio è stato quello di andare a valutare i margini delle asportazioni eseguite in rapporto al tasso di reintervento e di recidiva locale dopo escissione chirurgica. Secondariamente, siamo andati a vedere varie correlazioni tra il sesso, la sede anatomica, l'età del paziente e l'istotipo della neoplasia.
Il nostro è uno studio retrospettivo di tutte le asportazioni eseguite presso il reparto di chirurgia plastica dal 2014 al 2018, dal gennaio 2014 al dicembre 2018. 2037 sono stati i pazienti presenti nel nostro studio, 3036 le lesioni basaliomatose asportate, per un follow-up medio del paziente di 32 mesi. Qui vediamo la nostra statistica descrittiva che evidenzia come l'età media di asportazione sia di 72 anni, mentre la distribuzione della neoplasia sia equipresente sia nel sesso maschile che nel sesso femminile, con una lieve prevalenza nel sesso femminile. Nella tabella a fianco vediamo gli istotipi nei quali ci siamo imbattuti e, concorde alla letteratura, il nodulare risulta essere l'istotipo più presente, costituendo il 45% del nostro campione, seguito dal multicentrico, dallo sclerodermiforme e successivamente dagli altri istotipi. La sede anatomica più colpita risulta essere il volto, che noi abbiamo deciso poi successivamente di suddividere in delle sottoregioni anatomiche, quali il naso, la fronte, le labbra o il collo, seguito poi dal tronco, dagli arti superiori e dagli arti inferiori. Per quanto riguarda la copertura, la maggior parte delle lesioni in seguito a intervento di escissione chirurgica ha avuto una chiusura tramite una sutura diretta, anche se in una piccola percentuale è stato necessario l'utilizzo di altre tecniche di copertura, quali lembi o innesti. I reinterventi che si sono presentati nella nostra casistica sono stati 207, costituendo il 6,82% del nostro campione. Le recidive che si sono presentate in corso di follow-up sono state solamente 16, costituendo lo 0,52% del nostro campione. Qui vediamo tra le diverse correlazioni come è emerso che l'età media di insorgenza del carcinoma basocellulare risulti significativamente inferiore nel sesso femminile rispetto al sesso maschile. Tutti gli istotipi, invece, nel grafico a fianco, risultano equamente distribuiti in entrambi i sessi, non presentando delle differenze significative. In questo secondo grafico possiamo vedere, siamo andati a valutare se alcuni istotipi fossero più presenti in determinate sedi anatomiche e dai nostri dati è emerso come il multicentrico tenda a presentarsi più facilmente a livello degli arti superiori e a livello del tronco. Successivamente lo sclerodermiforme invece sembra avere una maggior percentuale di comparsa a livello del cuoio capelluto e del labbro. Infine il nodulare lo vediamo ovviamente rappresentato in tutti i distretti anatomici perché comunque ha costituito il 45% del nostro campione, ma molto presente a livello del volto. Un'altra correlazione che è emersa dai nostri dati è quella tra l'istotipo della neoplasia e l'età del paziente. In particolar modo che cosa si è visto? Che l'istotipo sclerodermiforme ha un'età di insorgenza media di 78 anni, quindi molto più avanzata rispetto al multicentrico, al nodulare e al superficiale. Per quanto riguarda gli altri istotipi non sono state trovate delle correlazioni significative. Successivamente siamo andati a valutare le 207 lesioni che hanno subito un reintervento o allargamento e è emerso come il reintervento non sia associato all'età media del paziente, mentre è emerso come, si può evincere dal secondo grafico della diapositiva, che il reintervento sia associato in maniera significativa alle dimensioni della lesione primaria. Infatti, le lesioni che hanno subito un reintervento avevano delle dimensioni medie più grandi rispetto a quelli che non l'hanno subito, di circa 2 mm. Successivamente, per determinare un'eventuale associazione tra il reintervento e la distanza dei margini, abbiamo deciso, come si vede dal primo grafico, di categorizzare i margini come coinvolti, come margini close, quindi con una distanza dalla neoplasia minore di 1 mm, come margini compresi tra 1 e 5 mm e margini liberi maggiori di 5 mm. È emerso che 163 reinterventi sono stati eseguiti su lesioni che presentavano dei margini coinvolti, 42 su delle lesioni che presentavano dei margini minori di 1 mm, solo 2 reinterventi su lesioni che presentavano dei margini compresi tra 1 e 5 mm. Nelle 2829 lesioni che non hanno subito un reintervento, solo 62 presentavano dei margini coinvolti, costituendo solo il 2,2% del nostro campione. Nel secondo grafico, invece, si è andato a studiare se tra i vari istotipi analizzati ci fosse un istotipo che più frequentemente andasse incontro a un'escissione incompleta per margini poco chiari all'escissione chirurgica. Il dato è risultato significativo a favore dello sclerodermiforme come istotipo.
Lo stesso studio l'abbiamo fatto a livello delle 16 recidive che sono comparse e è emerso come le recidive tendano a comparire molto più facilmente a livello del volto, in particolar modo il naso e la fronte sono state le sedi più colpite, rispettivamente 4 recidive del nostro campione e 3 recidive del nostro campione. Successivamente siamo andati a valutare se ci fosse un istotipo particolare che fosse correlato a un rischio maggiore di recidiva. Il dato non è risultato significativo, questo perché abbiamo avuto una piccola coorte di recidive, ma come si può evincere dal grafico, il trend risulta a favore dello sclerodermiforme e del vaso squamoso, che ha un'incidenza tripla rispetto agli altri istotipi. Nonostante la numerosità limitata del campione di recidive emerso nello studio, si evidenzia come il coinvolgimento dei margini o la vicinanza maggiore dei margini in una prima lesione sia un fattore associato a una ripresa di malattia. Infatti, i pazienti con recidiva hanno una distanza media dei margini inferiore rispetto ai pazienti che non hanno presentato una recidiva, rispettivamente 1.22 mm rispetto a 1.89 mm. La nostra casistica in seguito l'abbiamo confrontata con le linee guida internazionali, appunto, che raccomandano per lesioni minori di 2 cm margini maggiori o uguali di 4 mm, assicurando un tasso di escissione completo del 95%. Per le lesioni maggiori di 2 cm non specificano un cutoff preciso, ma consigliano solamente dei margini più ampi. Dunque, delle 3.036 lesioni che si sono presentate, di quelle minori di 2 cm, quelle operate con margini di escissione maggiori o uguali a 4 mm, c'è stato un tasso di escissione del 100% concordi alle linee guida e si è presentata in corso di follow-up un'unica recidiva. Delle lesioni con margini inferiori a 4 mm abbiamo deciso di fare un'ulteriore categorizzazione che le dividesse con margini coinvolti e margini compresi tra 0,01 e 3,9 mm. Delle lesioni con margini coinvolti il 73% è andato incontro a un intervento di allargamento, mentre solo il 26% è andato incontro a un follow-up. Si sono presentate in totale 3 recidive. Per quanto riguarda invece le lesioni con margini compresi tra 0,01 mm e 3,9 mm, il 98,3% è andato incontro solamente a follow-up, presentando successivamente 12 recidive. Per le lesioni maggiori di 2 cm, il 93% di queste è stata asportata subito in maniera radicale, non si è presentata nessuna recidiva. Dunque il carcinoma basocellulare risulta essere il tumore cutaneo più rappresentato nella popolazione caucasica. Il tasso di recidiva in letteratura è descritto, è compreso tra l'1 e il 12%. Ad oggi questo studio probabilmente considera la coorte più ampia di lesioni, con 3.036 lesioni. Il tasso di recidiva è stato dello 0,52%, il tasso di reintervento del 6,82%. Ovviamente questi dati sono stati è stato possibile avere queste percentuali grazie al rispetto dei margini clinicamente liberi nell'escissione chirurgica e ovviamente nel rispetto dei PDTA aziendali per il trattamento della neoplasia. I limiti del nostro studio sono stati ovviamente la retrospettività dello studio e purtroppo il piccolo campione di recidive che è comparso, che non ci ha permesso di rendere significative tutte le correlazioni che si potevano fare. In conclusione, possiamo affermare che risulta di primaria importanza la figura del dermatologo per la diagnosi che viene fatta clinicamente. Il gold standard di trattamento risulta essere l'escissione chirurgica, ovviamente con il rispetto dei margini clinicamente liberi, e il follow-up deve essere esclusivamente di natura dermatologica o oncologica a lunga distanza. Grazie per l'attenzione. Allora Giovanni, perché pensi che il tasso di recidiva, un fattore, come hai detto, limitante di questo studio, è così basso? In letteratura comunque il carcinoma basocellulare tra i tumori cutanei è il tumore cutaneo che presenta, cioè che ha la più bassa percentuale di metastasi, di invasione perineurale e comunque si è visto che tende a
avere una diffusione piuttosto superficiale, e in secondo luogo perché ovviamente il rispetto delle linee guida, dei margini di escissione chirurgica che vengono praticati in questa struttura, cioè segue perfettamente le linee guida, e quindi io presumo che il tasso di recidiva è dovuto anche al rispetto sia delle linee guida, ma al tempo stesso anche della gestione della neoplasia. Benissimo, allora il messaggio alla gente, diciamo, qui presente è che la terapia giusta per questo tipo di tumori è prima chirurgica, che deve obbedire le linee guida, e diciamo che i campioni devono essere mandati in anatomia patologica per verificazione dei bordi e del fondo, e che tra i chirurghi nessun altro che la chirurgia plastica ha un'esperienza così ampia, è un database dove si seguono tutti questi pazienti, e questo porta a un tasso di recidive che è molto minore, diciamo, che nel resto del mondo. Esatto. Bisogna anche sapere che parola chiave per tutti questi tumori cutanei è non prendere troppo sole, diciamo. E questo ai triestini senz'altro bisogna dirlo più volte, ogni giorno. Il sole può uccidere, perché c'è la gente che muore dai tumori cutanei. Per questa ragione, allora, fate la prevenzione, usate le creme, non bisogna prendere sole, diciamo, tra le 11 e le 4. Allora, tutto questo sono le cose, diciamo, che portano a un beneficio maggiore, diciamo, e nell'ultimo momento c'è sempre la chirurgia. Quando scegliete il chirurgo dovete scegliere non quello che la vostra parrucchiera vi raccomanda, ma quello dove potete vedere i risultati come questi. Questo è il mio messaggio per voi. Posso fare una domanda? Da patologo vedo appunto, non sono un dermatopatologo, però insomma qualcosa di dermatopatologia vedo, e parentesi, visto che ci sono qua magnifici colleghi, sono assolutamente innamorata del vostro reparto, perché vedo continuativamente cose splendide. In questo senso volevo chiedere se questa valutazione di margini voi la date sul pezzo a fresco. Sì, sul pezzo fresco, quindi, sì. Perché chiaramente lo specimen formalinato, processato, paraffinato, colorato subisce una deformazione, e il margine che dai è laterale, profondo? No, allora, abbiamo considerato, poi non è stato messo sulle slide, sia il margine laterale che il fondo, poi per alcune correlazioni statistiche è stato deciso di prendere il margine più vicino in più generale, vicino. Comunque okay. Il margine che è emerso dai nostri dati più coinvolto, come viene descritto anche in letteratura, è risultato essere il margine laterale nella maggior parte dei casi. Il fondo era circa un 70% meno coinvolto. Perché infatti voi fate dei prelievi molto generosi anche in profondità, quindi approfitto, oltre che per fare i complimenti a te, anche per fare i complimenti al professor Arnes e Papa per la loro straordinaria attività. Grazie. Chiamo Margherita Quaia, che presenterà la sua tesi Valutazione analitica e trend temporali delle più comuni cause di decesso lungo 117 anni di attività autottica a Trieste da 1901 a 2017. Buongiorno a tutti. Questo studio è stato reso possibile dalla situazione peculiare, anche fortunata, in cui si trova Trieste, in Italia e nel mondo, per quanto riguarda la nostra casistica autoptica. Sin dai tempi dell'impero austriaco, infatti, qui si eseguivano autopsie con elevatissimi tassi autoptici, volute proprio dall'impero come controllo di qualità. E ancora oggi siamo eredi della scuola viennese
ed eseguiamo autopsie con un tasso del 70-80% sui decessi intraospedalieri. Siamo arrivati ad avere un archivio che contiene più di 130.000 autopsie. Tutti i verbali sono redatti in lingua italiana, anche quelli del 1800. La situazione nel mondo è molto diversa. Oggi i tassi autoptici medi si aggirano attorno al 5% dei decessi intraospedalieri e questo altrove rende praticamente impossibile eseguire degli studi sulla casistica autoptica. In questa slide vediamo un verbale del secolo scorso e un verbale invece del 2018, entrambi del nostro archivio. Questo studio abbiamo deciso di seguire la storia delle patologie nella popolazione triestina dal 1901 a oggi, al 2017. E in particolare questa tesi ha ampliato lo studio precedentemente svolto per gli anni 2010 e 2017. Ovviamente, paragonando questi due periodi storici, ci troviamo a paragonare due periodi che avevano mezzi diagnostici e anche una demografia completamente diversa. Nel 1901 si moriva prima dei 43 anni mediamente, per via degli elevatissimi tassi di mortalità infantile. Vediamo che quasi il 44% della popolazione moriva prima dei 20 anni e si moriva soprattutto per malattie infettive. Oggi più della metà dei soggetti autopsiati aveva più di 80 anni e le patologie che sono più frequentemente causa di morte sono arteriosclerosi e neoplasie maligne. Dal momento che ci troviamo con un archivio di verbali così ampio, abbiamo deciso per analizzare questo periodo di suddividerlo in decenni, prendere un anno ogni 10 e per ogni anno considerato abbiamo scelto un campione di verbali che sono stati letti. In particolare per questa tesi abbiamo visionato 500 verbali, la metà per il 2010 e l'altra metà per il 2017 e per ogni verbale abbiamo ricostruito la causa iniziale, intermedia e finale del decesso. Tutte le statistiche che troveremo in questo lavoro si riferiscono a quella che è la causa underlying iniziale del decesso. Che cos'è la causa underlying? Bene, l'OMS la definisce come la malattia o lesione che ha iniziato la sequenza di eventi morbosi che ha condotto direttamente alla morte. Il resto della definizione non ci interessa in quanto in questo studio non sono incluse le morti traumatiche, naturalmente. Bene, cominciamo a vedere le patologie causa di morte nella nostra popolazione. Malattie infettive. Vediamo in arancio la tubercolosi, in rosso la sepsi, in blu le infezioni polmonari acute, poi più in basso abbiamo l'enterocoliti e la sifilide. Nel 1901 oltre il 70% della mortalità infantile era dovuta a malattie infettive e il 70-80% degli operati in ospedale, incluse le donne che partorivano, decedeva per cause settiche. Nel 2017 la situazione è drasticamente diversa, meno del 6% dei decessi avviene per cause infettive giudicate underlying e parliamo di malattie diverse, di solito anche croniche, pensiamo alle epatiti croniche, all'AIDS o anche casi di endocarditi infettive per esempio. Tuttavia questo non ci deve indurre a pensare che le infezioni siano diventate rare oggi. Semplicemente non sono più la causa primaria del decesso, ma di solito sono infezioni acquisite in ospedale, infezioni opportunistiche in soggetti già debilitati da altre malattie. Vediamo più nello specifico la tubercolosi e le infezioni polmonari acute a Trieste. All'inizio del Novecento mietevano moltissime vittime, queste percentuali sono sul totale dei decessi, e vediamo comunque che c'era un trend in calo già dall'inizio del secolo, prima dell'introduzione degli antibiotici. E questo correla con il miglioramento delle condizioni sociali e economiche della popolazione all'inizio del secolo. Vediamo infatti, soprattutto nel grafico di destra, i picchi per le guerre mondiali. Il primo era anche il picco dovuto all'epidemia di spagnola. Dopo gli anni 40, l'introduzione degli antibiotici e un calo importantissimo della mortalità. Vediamo anche un piccolo ritorno per quanto riguarda la tubercolosi dopo gli anni 80 in concomitanza con l'epidemia di AIDS, questo è stato visto anche nel resto del mondo e anche a causa dell'aumento dei flussi migratori. Un'unica cosa volevo ancora dire su questa slide. Se guardiamo i decessi per infezioni polmonari nel 2017, nella nostra casistica erano zero. Però il 37% delle persone che noi abbiamo analizzato sono deceduti con un'infezione polmonare in atto, che tuttavia non era la causa primaria del decesso. Parliamo adesso delle neoplasie maligne. Vediamo nel grafico a sinistra l'andamento
generale nel tempo dei decessi per neoplasia. Si partiva da meno del 10% nel 1901, arriviamo a un picco negli anni 80 e 90 e poi una nuova discesa fino ad oggi, causata invece dalla nostra maggiore capacità di fare prevenzione e terapia e non tanto da un calo nella frequenza di queste malattie. A cosa è dovuto questo importante aumento delle malattie oncologiche? Ovviamente al cambiamento importante dei fattori di rischio tra l'inizio del secolo e oggi, e anche all'invecchiamento della popolazione, chiaramente. E proprio il cambiamento dei fattori di rischio a cui siamo esposti si vede anche dal mutamento delle sedi di insorgenza più frequenti dei tumori. Nel grafico a destra vediamo, questa volta le percentuali sono sul totale dei decessi oncologici, vediamo in arancione il carcinoma del polmone e in blu quello dello stomaco. La loro frequenza si è completamente invertita in accordo col cambiamento dei fattori di rischio. Parliamo di alcune neoplasie, le più frequenti. Neoplasie maligne del polmone, vediamo che crescono in modo importante fino agli anni 50 e poi restano stabili come mortalità attorno al 20%. Tutt'oggi non abbiamo uno screening universalmente riconosciuto e non c'è sempre possibilità di fare una terapia precoce. Che cosa succede nella prima metà del secolo? Fondamentalmente Trieste si industrializza. Qui vediamo alcune date, se vogliamo, simboliche: l'apertura della ferriera, 1901, il brevetto dell'Eternit, l'amianto, che è un fattore di rischio non solo per la patologia maligna pleurica, ma anche polmonare, soprattutto se associato al fumo di sigaretta. E parlando del fumo di sigaretta, abbiamo anche un'importante diffusione del fumo tra la popolazione, tant'è vero che arriviamo agli anni 50 e il fumo è diventato quasi uno status symbol. Dobbiamo aspettare appena gli anni 60-70 per avere le prime allerte ufficiali sui rischi del fumo. Arrivati ad oggi, ancora un italiano su 5 fuma. L'asbesto è fuori legge dal 1992 in Italia, ma gli esposti sono ancora moltissimi e sappiamo da uno studio abbastanza recente eseguito proprio qui a Trieste che l'inquinamento dell'aria ha un impatto molto importante sul cancro del polmone, tanto è vero che nelle zone rurali attorno a Trieste c'è un'incidenza di cancro del polmone minore rispetto alle zone industriali o urbane. Vediamo poi il carcinoma colorettale, anche qui c'è stato un aumento soprattutto dopo gli anni 70. Il primo McDonald's in Italia fa sorridere, è una data simbolica, però vuole essere un esempio di quello che stava succedendo in quegli anni. Nel 1901 certamente non si mangiava così tanta carne rossa o processata. Oggi invece si è diffuso lo stile di vita occidentale, la cultura del fast food. Nel 1990 arriva la prima allerta ufficiale dell'OMS contro l'obesità e sappiamo che dal 1975 ad oggi il numero di obesi è triplicato nel mondo. Vediamo poi negli ultimissimi anni che c'è un trend in discesa di questo carcinoma, dovuto verosimilmente all'avvio nel 2008 del programma di screening. Ultimo, il carcinoma mammario ha un andamento piuttosto interessante, vediamo si mantiene stabile fino quasi agli anni 60-70, poi ha un picco molto importante e poi cala nuovamente. Bene, cos'è successo qua? Verosimilmente verso la metà del secolo poco dopo si sono concentrati tutta una serie di fattori di rischio, il fumo come abbiamo detto prima, ma anche tutti i fattori che riguardano la vita riproduttiva della donna. Nel 1961 è commercializzata la prima pillola contraccettiva in Italia, Anovlar, con delle concentrazioni di ormoni molto più alte di quelle di oggi. E in quegli anni si ha anche la cosiddetta seconda transizione demografica. Si passa dall'inizio del secolo, in cui si facevano mediamente 4 figli per ogni donna e in età decisamente più giovane, a fare un figlio per donna in media. E molto più avanti aumentano le nullipare. Inoltre, in quegli anni era anche molto poco popolare allattare al seno. Si riteneva che chi poteva permetterselo doveva allattare con la formula, era quasi una cosa di classe. Arriviamo ad oggi, in cui sicuramente manteniamo i fattori di rischio, almeno alcuni di questi fattori per quanto riguarda la vita riproduttiva della donna, ma abbiamo delle terapie più efficaci e dal 2006 abbiamo lo screening e questo ci giustifica il calo della mortalità. Da ultimo, la patologia più frequentemente causa di morte oggi, l'arteriosclerosi. All'inizio del secolo quasi tutti i decessi per arteriosclerosi erano causati da eventi cerebrovascolari, ictus ed emorragie intracraniche e da infarti miocardici. Oggi la situazione è molto diversa, vediamo gli eventi cerebrovascolari e l'infarto del miocardio rappresentano il 30% dei decessi per arteriosclerosi
e il 52,9% dei decessi è causato invece da complicanze croniche e non acute della patologia arteriosclerotica. Ricordiamo ancora una cosa, nel 1901 soltanto il 6% della popolazione della nostra casistica decede per arteriosclerosi, si decedeva giovani. Oggi invece invecchiamo di più, siamo più esposti ai fattori di rischio e sviluppiamo molta più arteriosclerosi, tant'è vero che nel 2017 quasi il 32% dei decessi è causato dall'arteriosclerosi. Vediamo da ultimo i decessi per eventi cerebrovascolari e per infarto del miocardio. Per quanto riguarda gli eventi cerebrovascolari, all'inizio del secolo si trattava soprattutto di emorragie intracraniche e questo era dovuto al fatto che non c'era una terapia contro l'ipertensione. Poi c'è stata un'importante discesa negli anni 70 e 90 dovuto proprio all'introduzione in quegli anni dei primi farmaci antipertensivi e c'è stato un aumento proporzionale degli ittus ischemici. Abbiamo notato infine un'inversione di tendenza negli ultimissimi anni con un nuovo aumento delle emorragie intracraniche. Nella nostra casistica era una situazione abbastanza variegata, ma sicuramente c'era una componente iatrogena per quanto riguarda una popolazione anziana, in polifarmacoterapia, anche le terapie di trombolisi per l'ictus ischemico. Infine, l'infarto del miocardio era il 33% delle morti per arteriosclerosi nel 1901, ha avuto un picco negli anni 70 e 90 e dopodiché la mortalità è molto calata grazie proprio ai farmaci attivi in prevenzione primaria e secondaria e alle tecniche di rivascolarizzazione invasiva che sono state introdotte fino agli anni 2000. Oggi, tuttavia, è vero che si muore poco di infarto miocardico acuto, ma quasi la metà dei decessi per arteriosclerosi è causata da cardiopatia ischemica, che da sola è la causa più frequente di morte e rappresenta il 17% del totale dei decessi. Vediamo qui alcune immagini scattate nella nostra sala settoria, una aorta con una orribile arteriosclerosi produttiva, un'emorragia cerebrale e un infarto miocardico di aspetto emorragico perché verosimilmente è stato riperfuso. In conclusione, alcune curiosità, ma ve le lascio perché abbiamo poco tempo, una sola nota. Sappiamo che l'autopsia serve anche come mezzo di valutazione di qualità. E infatti possiamo porre a volte in sala autoptica delle diagnosi che sono poi la causa di morte che non erano precedentemente note. Queste diagnosi sono state nella nostra casistica prevalentemente rotture e dissezioni aortiche, neoplasie maligne, alcune infezioni non trattate. Spicca rispetto alla letteratura l'embolia polmonare che da noi si vede molto poco come prima diagnosi autoptica, perché evidentemente i nostri clinici sono diventati molto bravi a inquadrarla e sospettarla correttamente. In conclusione, vi ringraziamo per l'attenzione e speriamo con questo lavoro di avervi dimostrato che mantenere dei tassi autoptici elevati può avere ancora oggi un valore non solo di tipo epidemiologico e come controllo di qualità, ma anche come in questo caso forse un piccolo interesse storico e culturale. Grazie. Grazie. Ci sono delle domande? Complimenti per lo studio. E vorrei fare una piccola precisazione. Sarà poco scientifico, ma nella vita incide molto la causalità e la causalità. Tu sei stata molto fortunata ad avere un insegnante e una relatrice simile e ad avere a disposizione questi dati. Noi oggi siamo stati fortunati a sentire questo. Quando tu hai fatto quella precisazione sull'incremento di morti per emorragie cerebrali nel 2017, hai in mano un tesoro che è di una potenzialità enorme. Pensa che c'è un unico studio al mondo che identifica nell'invecchiamento della popolazione e nell'incremento di arteriolosclerosi, malattia dei piccoli vasi, un fattore di rischio per non andare avanti e portare manovre iatrogene che possono essere potenzialmente molto pericolose, non per la manovra in sé, ma per il fatto della persona a cui va fatto. Ecco, tu confermi questo dato e, devo dire la verità, è fortemente impressivo. Sarebbe assolutamente auspicabile che questo dato uscisse e ci facesse ragionare. Grazie.
Volevo fare i complimenti anch'io per lo studio e anche un'osservazione sul discorso del mesotelioma, perché insomma, è incredibile pensare che sia il secondo tumore autoptico che avete trovato, sì. E quindi in qualche modo è il ruolo dell'esposizione ambientale e professionale nella genesi di alcuni tumori. Assolutamente, il tumore del polmone era forse un pochino più alto di quello che ci aspettiamo per la media italiana, ma era abbastanza in linea. Mentre il mesotelioma era decisamente più alto, ma sappiamo che qua a Trieste, come anche ad Alessandria, siamo tra i posti in Italia che hanno un'incidenza più alta. Noi, in linea con i dati già noti, abbiamo trovato un'incidenza estremamente alta del mesotelioma, soprattutto negli uomini. Avevamo un caso di una donna e tutti gli altri erano uomini. Negli uomini è stata la seconda causa di morte oncologica, che è sicuramente una cosa che nel resto d'Italia non si vede. Grazie. Chiamo Elisabetta Rossetti, che ci parlerà della sua tesi studio retrospettivo di applicabilità delle raccomandazioni inglesi sul trattamento delle fratture aperte dell'arto inferiore alla realtà italiana in base alle evidenze scientifiche. I relatori sono io e il professor Pappa. Buongiorno a tutti. Vorrei portare la vostra attenzione alle fratture aperte dell'arto inferiore. Tali fratture sono comuni in tutte le fasce d'età poiché sono causate da traumi ad alta energia come traumi sportivi, incidenti d'arma da fuoco, traumi lavorativi o incidenti stradali. È quindi fondamentale seguire iter terapeutici validati a livello nazionale per garantire un miglior outcome nei pazienti. E quindi introduciamo il concetto di gestione iniziale nel reparto di emergenza, bisogna stabilizzare il paziente dal punto di vista emodinamico e somministrargli una profilassi antibiotica per prevenire le complicanze infettive. In seconda analisi, ma non meno importante, il concetto di sbrigliamento chirurgico, ovvero la rimozione dei tessuti devitalizzati e la ricostruzione con tessuti vascolarizzati. Tale processo è effettuato da chirurghi plastici in sinergia con gli ortopedici. Ed è per questo che parliamo di approccio ortoplastico, colonna portante del nostro studio. Lo scopo dello studio qual è stato? È stato la valutazione dei livelli di evidenza di questo approccio ortoplastico nella pratica clinica, in quanto se tale approccio non viene utilizzato, gli outcome nei pazienti non sono ottimali. Ed essendo che ad oggi non esistono ancora linee guida italiane, nel nostro studio abbiamo preso come esempio le raccomandazioni britanniche, dette BOAS 4, come mostrato nell'immagine. Da questo elenco si può vedere una proposta di raccomandazioni italiane che è in attesa di approvazione dall'Istituto Superiore di Sanità. In particolare nel nostro studio ci siamo concentrati sul punto 6, che concerne le medicazioni di tali fratture, la detersione e quindi il processo di pulizia e di disinfezione della ferita, i sostituti dermici e la terapia a pressione negativa, una terapia che permette di mantenere sterile la ferita in ambiente a pressione negativa, appunto. Come si può vedere da questo diagramma, questo è il modo in cui si valuta la validità delle raccomandazioni. Il metodo utilizzato è il GRADE, Evidence to Decision. Innanzitutto si parte dalla selezione dell'argomento della linea guida, in questo caso le fratture esposte dell'arto inferiore. Bisogna prioritizzare i quesiti, quindi vedere all'interno di questa problematica quali sono le problematiche più importanti da affrontare, identificare le raccomandazioni appropriate inerenti ai quesiti e verificare la corrispondenza tra le raccomandazioni e i quesiti prioritizzati. Una volta fatto ciò, si può aggiornare o sviluppare ex novo una raccomandazione. Tale processo è effettuato da un panel di esperti. Quello che abbiamo fatto noi nel nostro studio è stato valutare la qualità delle prove. E come si può vedere in questa piramide, le prove vanno da un'evidenza meno potente, meno forte, fino a una qualità dell'evidenza superiore. Alla base della piramide vediamo le opinioni degli esperti o le informazioni di background, che per forza di cose non possono avere la qualità di evidenza di uno studio di coorte o di uno studio clinico randomizzato, essendo comunque degli studi scientifici, ma ancora informazioni non filtrate. Se guardiamo invece all'apice della piramide, troviamo le informazioni filtrate, quindi di qualità superiore, come le meta-analisi o le review sistematiche.
Una volta valutata la qualità delle prove, si sono confrontate le evidenze scientifiche per vedere come affrontare la redazione delle raccomandazioni. Nei materiali e metodi, appunto, si è utilizzata una banca dati di nome PubMed. Al suo interno si sono inserite delle parole chiave interposte da operatori booleani che sono serviti per ampliare o restringere il campo della ricerca. E per ogni fonte scientifica trovata gli si è attribuito un valore e un rating del livello di evidenza, da grado 1A, più importante, quindi meta-analisi e review sistematiche, fino al grado 4, quindi opinioni di esperti o indicazioni di comitati. Successivamente vedremo un esempio di uno studio classificato come 1B. Sulla sinistra possiamo vedere degli esempi di ricerche effettuati nel nostro studio, tra virgolette vediamo le parole chiave interposte dalle parole in stampatello che sono gli operatori booleani, con i vari risultati ottenuti. Siamo partiti da 8.728 risultati di ricerca e abbiamo ristretto il campo, essendo molto ampio, a 6.227, fino ad arrivare a 169 tra randomized clinical trial, studi multicentrici e comparativi, review, meta-analisi e articoli, e averli analizzati uno per uno. Ecco l'esempio di cui parlavo in precedenza. È uno studio clinico randomizzato di grado 1B, poiché ha una popolazione abbastanza ampia, 72 pazienti, ha avuto un esito di buona qualità. Questi pazienti sono stati divisi in due gruppi. Il primo gruppo ha ricevuto una terapia a pressione negativa per 3 giorni, mentre il secondo ha avuto una durata maggiore, di 7. E lo studio cosa ha concluso? Che la terapia a pressione negativa è un'ottima terapia ponte tra lo sbrigliamento iniziale e la copertura definitiva e che grazie all'intervallo di 7 giorni si possono vedere gli outcome positivi sui pazienti. In questo schema vediamo come abbiamo operato a partire dal quesito clinico, inserendo poi le parole chiave e ottenendo dei risultati, per poi formulare delle frasi più o meno raccomandate per stilare poi la raccomandazione. In questo caso la terapia a pressione negativa senza instillazione nelle fratture esposte, se utilizzata entro 72 ore, modifica prognosi outcome? Probabilmente no, il panel non approverà questa frase e infatti l'abbiamo classificata come statement. Qui invece ciò che abbiamo scritto probabilmente ha una potenza statistica maggiore e quindi l'abbiamo classificato come raccomandazione. La terapia a pressione negativa nelle fratture esposte dell'arto inferiore ricostruito entro 7 giorni modifica prognosi outcome? Da quello che abbiamo trovato noi in letteratura, sì. E quindi qual è la cosa più importante che ha concluso il nostro studio? Che la terapia a pressione negativa utilizzata per un periodo inferiore a 3 giorni non riesce a dare, per motivi tempistici, gli outcome positivi che si riscontrano invece in 7. E come si può vedere dall'immagine, tale terapia migliora la perfusione, aumenta il tessuto di granulazione e riduce l'edema. Inoltre sigilla la ferita e abbassa il tasso di infezioni e riduce l'area della ferita, in modo tale che si può utilizzare un lembo di copertura più piccolo e avere un impatto estetico inferiore sul paziente. Ultimo, ma non meno importante, tale terapia permette a chirurghi plastici e ortopedici di allungare le tempistiche di intervento, quindi questi 7 giorni, e di agire su ciò che è più urgente, come per esempio nei politraumatizzati, negli organi di vitale importanza. Non ha concluso solo questo, ha anche affrontato il discorso dei sostituti dermici e afferma che tale utilizzo, associato a innesti sottili, è più indicato rispetto agli innesti a tutto spessore. Per quanto riguarda detersioni e disinfezioni, invece, la letteratura non è esaustiva a riguardo. Allora si suggerisce di utilizzare le linee guida sulle ulcere da pressione. Il quarto punto, riguardante le medicazioni, evidenzia l'importanza del corretto utilizzo delle medicazioni in ambiente umido, ma dice anche che sarà il medico, in base alla situazione clinica locale, a scegliere che tipo di medicazione utilizzare. Grazie per la vostra attenzione. Ci sono delle domande? Allora, io credo che questo era un grande lavoro, diciamo, dove tanta energia è stata messa in un problema che non è risolto in Italia, il problema del trattamento delle fratture aperte.
e noi adesso stiamo facendo una proposta delle linee guida nazionali. Per questa ragione bisogna fare la ricerca di tutta la letteratura. Perché? Perché si è visto nel mondo che i risultati del trattamento erano migliori quando i ortopedici e i chirurghi plastici vedevano i pazienti con fratture aperte subito nel pronto soccorso e impostano una terapia fino al carico finale. Questo in Italia non succede e bisogna dare delle linee guida come arrivare a questo. E tutto è basato sulle raccomandazioni, diciamo, in questi studi che la studentessa ha visto. Erano più di 8.000, quello che vuol dire che ha perso tanto tempo per valutare tutto questo. E questo adesso servirà, diciamo, ai gruppi, al gruppo, diciamo, di esperti che proporrà delle linee guida che dopo saranno valutate secondo le raccomandazioni di Istituto Nazionale di Sanità. E speriamo che questo porterà, diciamo, a identificazione di centri di grande specialità dove queste patologie assai rare dovrebbero essere trattate in un modo combinato con grandi tassi di successo, perché, diciamo, il tasso di complicanze proprio in questo gruppo di pazienti è altissimo ed ha da fare sia con infezione sia, diciamo, con poveri risultati di riabilitazione di carico. E aggiungo, perché recentemente ne abbiamo visti parecchi proprio in questo senso, mistrattati, trattati dopo, non in centri di riferimento, secondo linee guida assolutamente stocastiche, dolore neuropatico, sì, cronico, dipendenza, senz'altro, da oppiacei, peggioramento, sì, di qualità di vita. Sì, senz'altro. Grazie. Grazie a voi. Chiamo Benedetta Vasseli che ci parlerà della sua tesi che in inglese si chiama Monocentric Clinical Trial on the Effectiveness of a New Algorithm for Chest Wall Contouring Surgery and of a Survey Tool Concerning Postoperative Health Related Quality of Life. Buongiorno a tutti, vi presento uno studio che analizza diversi aspetti sull'intervento della mascolinizzazione del torace, in particolare facendo riferimento ai casi operati presso il Dipartimento di Chirurgia Plastica dell'Ospedale di Trieste. Prima di iniziare la trattazione è necessario fornire una definizione di quella che è la disforia di genere, ovvero sia uno stato in cui l'individuo non si riconosce nel sesso assegnatogli alla nascita e da ciò scaturisce una condizione di disagio e di sofferenza che caratterizzano proprio la diagnosi. L'iter di riassegnazione di genere per la disforia ginandroide è un iter molto complesso e in particolare ci siamo focalizzati in questo studio sulla chirurgia di riassegnazione del sesso, in particolare sull'intervento di rimozione del tessuto mammario. Prima di iniziare è importante fornire un accenno a quelle che sono le differenze anatomiche tra il seno femminile e quello maschile. Fondamentalmente sono differenze volumetriche di dimensione della mammella, della dimensione del complesso della capezzola e del suo posizionamento sul torace, nonché del posizionamento del solco sottomammario. L'intervento di mastectomia sottocutanea è un intervento che ha l'obiettivo di dare un profilo mascolino al torace mediante l'asportazione del tessuto mammario ed eventualmente del riposizionamento del complesso areola-capezzolo e dell'asportazione dell'eventuale eccesso di cute. Spesso rappresenta essere il primo e l'unico intervento richiesto da questi pazienti. In letteratura sono state descritte diverse opzioni chirurgiche e nell'algoritmo proposto da questo studio tre sono quelle previste.
In particolare, il primo intervento previsto è l'adenomammectomia con accesso emiperorolare. Questa tecnica rientra negli interventi poco invasivi, consente di accedere alla ghiandola mediante un'incisione lungo la metà inferiore del margine dell'areola. Segue quindi l'asportazione del tessuto mammario e la sutura in corrispondenza dell'incisione eseguita precedentemente. E il secondo intervento, tale accesso, sebbene renda più difficoltosa l'asportazione del tessuto mammario e l'emostasi, ha il grande vantaggio di lasciare delle cicatrici limitate, e tuttavia trova delle limitate indicazioni nel preoperatorio. La seconda opzione chirurgica ad essere proposta è l'amputazione mammaria con rinnesto del complesso areola capezzolo. Questa fa parte degli interventi più invasivi. Innanzitutto viene prelevato il complesso areola capezzolo come se fosse un innesto a tutto spessore. Segue quindi l'incisione lungo il margine inferiore e superiore e viene asportato il tessuto mammario. Viene eseguita quindi una sutura per piani. È importante fare molta attenzione al disegno preoperatorio in modo tale che non ci sia un'eccessiva tensione tra i due lembi, nonché che la cicatrice inferiore si localizzi esattamente sul margine inferiore del muscolo grande pettorale. Le cicatrici che ne risultano sono quindi localizzate attorno al complesso areola capezzolo lungo il margine inferiore del muscolo grande pettorale. Ha il grande vantaggio di consentire una buona esposizione del sito chirurgico, la possibilità di rimodellare e riposizionare il complesso areola capezzolo e un buon rimodellamento del profilo del torace. Lo svantaggio sono le cicatrici che possono risultare evidenti. Nella terza tecnica prevista è riservata ai casi di pazienti che presentano una spiccata asimmetria mammaria, per la quale nessuno dei due interventi precedentemente proposti darebbe dei risultati accettabili. Infatti, o l'adenomammectomia con accesso emiperiorolare darebbe delle cicatrici troppo evidenti, l'accesso emiperiorolare invece darebbe un'adeguata asportazione del tessuto mammario. Viene eseguita quindi una adenomammectomia con accesso emiperiorolare nella mammella di più piccole dimensioni e la tecnica round block, la seguente, sul seno di dimensioni maggiori. Vengono eseguite quindi due incisioni concentriche circolari attorno all'areola. Attraverso un'incisione più profonda viene asportato il tessuto mammario e le due circonferenze vengono quindi suturate assieme. I vantaggi sono quelli di consentire la rimozione dell'eventuale eccesso di cute e di rimodellare e riposizionare il complesso areola capezzolo. Tuttavia, le cicatrici circumareolari possono allargarsi ed inoltre le festonature eseguite possono non dare un esito estetico ottimale. Passando quindi agli obiettivi del presente studio, questi sono stati tre. Innanzitutto è stata eseguita una valutazione dell'efficacia del nuovo algoritmo decisionale per indirizzare la scelta dell'intervento più appropriato in base alle caratteristiche del paziente. Il seguente è l'algoritmo diagnostico proposto. In blu si vedono le caratteristiche del paziente ed in giallo gli interventi proposti. Si può vedere come l'intervento con accesso emiperiorolare sia indicato in pazienti che presentano mammelle di piccole dimensioni con una buona elasticità della cute. L'intervento con accesso emiperiorolare è anche indicato per pazienti con mammelle di medie dimensioni e con una buona elasticità della cute. Tutti gli altri casi necessitano dell'amputazione mammaria con reinnesto del complesso areola capezzolo. Nella prima parte sono stati quindi raccolti dati dei pazienti operati dal 2003 al 2019, relativi a 92 pazienti, è stato registrato il tasso di complicanze ed è stato eseguito un controllo con la letteratura. Nella seconda parte dello studio, invece, è stato ideato un questionario per la valutazione della qualità della vita e la soddisfazione dei pazienti nel postoperatorio. Il questionario è stato somministrato ai pazienti operati dal 2016 al 2018 per un totale di 12 pazienti che hanno risposto al questionario e le risposte che potevano dare andavano da molto soddisfatto a del tutto soddisfatto ed il questionario ideato ad hoc per questi pazienti è stato strutturato sulla base del BreastQ, ovvero sia un questionario validato per le donne che vengono sottoposte alla mastectomia per carcinoma mammario.
Da questo questionario sono stati presi i 6 domini di riferimento, che possono essere raggruppati in 3 domini relativi alla qualità della vita e 3 relativi alla soddisfazione post-intervento. Per ciascun dominio è stata poi formulata una domanda. Nella terza parte dello studio, infine, è stato valutato l'esito estetico post-intervento. È stato chiesto a 2 chirurghi plastici di valutare le fotografie di pazienti operati dal 2003 al 2018 e attraverso un giudizio che poteva essere da molto buono a molto scarso su quelli che sono gli obiettivi riconosciuti dalla letteratura come gli obiettivi della mascolinizzazione del torace, ovvero sia l'asportazione del tessuto mammario e della cute in eccesso, l'appropriato riposizionamento del complesso della capezzolo, l'obliterazione del solco sottomammario, idealmente cercare di minimizzare le cicatrici, ma soprattutto ridefinire il profilo del torace. Per quanto riguarda i risultati, nella prima parte, delle 184 mastectomie sottocutanee eseguite, 46 erano relative all'intervento con accesso emiperiolare, 136 l'amputazione mammaria con reinnesso del complesso della capezzola e 2 con la tecnica Allan Block. Sono state registrate le complicanze, che sono state suddivise in acute tardive. In particolare ci si è focalizzati sulle complicanze tardive in quanto sono state considerate più appropriate per valutare l'appropriatezza dell'algoritmo decisionale proposto da questo studio. È stato preso quindi una review pubblicata nel 2018 che analizzava gli studi appunto che si occupano della mastectomia sottocutanea. Sono stati presi in particolare gli studi che prevedevano le medesime tecniche chirurgiche del nostro algoritmo e, come si può vedere dal grafico, le complicanze registrate dall'ospedale di Trieste, ovvero il 6,5%, sono risultate essere significativamente inferiori rispetto a quelle degli altri studi. Per quanto riguarda i risultati del questionario, questi sono i domini relativi alla qualità della vita. Si può vedere dai grafici in blu le risposte molto soddisfatto ed in tutti i domini si può vedere che almeno il 50% dei pazienti abbia risposto con esiti molto positivi. Nella seconda parte del questionario, relativa alla soddisfazione post-intervento, si può vedere come la percentuale di pazienti che si sia dichiarata molto soddisfatta sia minore. Tuttavia, la quota di pazienti soddisfatti rappresentati dalle altre fette di torta in blu, nelle tonalità dell'azzurro, è risultata molto elevata. Nell'ultima parte, in cui è stata eseguita la valutazione dell'esito chirurgico sulla base di 5 obiettivi riconosciuti come gli obiettivi dell'intervento di mascolinizzazione del torace, si può vedere dai grafici come tutti i domini siano stati valutati con valutazioni da 3,5 e 5, corrispondenti a risposte da buono a molto buono. In particolare, nell'ultima colonna relativa all'obiettivo del rimodellamento del profilo del torace, si può vedere come è stato valutato con una media di 4,3 corrispondente ad un giudizio molto buono. In conclusione, si può dire che l'intervento di mascolinizzazione del torace si è dimostrato essere uno strumento efficace per alleviare il grado di disagio correlato alla permanenza del seno femminile, un connotato altrimenti difficilmente occultabile per questi pazienti, un intervento che è caratterizzato dall'immediatezza del risultato e con buoni risultati estetici. Si sottolinea quindi l'importanza dell'algoritmo diagnostico come strumento per identificare la tecnica chirurgica più appropriata per la scelta in base alle caratteristiche del paziente ed il questionario sulla qualità della vita come possibile futuro strumento per la valutazione di questi pazienti. Grazie per l'attenzione. Grazie. Ci sono delle domande? Ma che dire, Benedetta, hai fatto uno splendido lavoro, quindi aver analizzato quasi 100 pazienti anche valutando la parte psicologica, quindi non è un lavoro facile, e da quello che hai visto, dal confronto che hai visto con la letteratura, secondo te, diciamo, questo studio come si colloca, cioè può essere pubblicato anche a livello internazionale, cosa ne pensi? La casistica dell'ospedale di Trieste è una delle più grandi casistiche relative all'intervento di mascolinizzazione del torace fino ad oggi pubblicate. E, in più questo studio propone appunto 2 cose, proprio l'algoritmo
Più per semplificare la scelta della tecnica chirurgica e anche per garantire una migliore qualità, una migliore expertise dei chirurghi che praticano questo intervento, ed inoltre il questionario che per questi pazienti non è stato ancora validato, quindi è uno strumento che potrebbe essere un futuro strumento applicabile, applicabile per questi pazienti. Grazie. Qual è il vantaggio di questo strumento, secondo te? Questo strumento sicuramente può aiutare tutto il team che si occupa di questi pazienti, perché questi pazienti vengono seguiti dal punto di vista psicologico, dal punto di vista endocrinologico, dal punto di vista chirurgico. Sono dei pazienti che richiedono un percorso che sia di tipo multidisciplinare, e questo strumento può contribuire a capire quali sono i punti da valorizzare in questo percorso e per la buona riuscita dell'intervento. È omnicomprensivo e semplice, questo è il più grande vantaggio. Grazie. Grazie. Chiamo Lorena Zanulla, che parlerà delle patologie allergiche nei lavoratori esposti agli animali del laboratorio, risultati del follow-up da 2001 al 2018. Il relatore, professor Bovenzi Massimo, correlatore, professoressa Larese Filon Francesca. Buongiorno a tutti. L'allergia agli animali da laboratorio è un'importante patologia occupazionale che può colpire i tecnici di laboratorio, i ricercatori, i veterinari e il personale che lavora con gli animali da laboratorio. Gli animali che vengono più comunemente adoperati negli istituti di ricerca sono il topo, il ratto, la cavia, il coniglio ed il criceto. Secondo la letteratura, la prevalenza della patologia varia dall'11 al 44%. Quando parliamo di allergia agli animali da laboratorio, dobbiamo distinguere tra sensibilizzazione e sintomatologia. La sensibilizzazione è data dalla positivizzazione dei prick test nei confronti degli animali da laboratorio con la comparsa di un ponfo di diametro superiore o uguale ai 3 mm. Per quanto riguarda invece la sintomatologia, questa comprende rinite, congiuntivite, asma, anafilassi e eventuali sintomi cutanei come orticaria e dermatiti durante l'esposizione appunto agli animali da laboratorio. Il nostro studio ha avuto due obiettivi fondamentalmente. Il primo obiettivo è stato quello di definire la prevalenza dell'allergia agli animali da laboratorio e della relativa sintomatologia negli istituti di ricerca di Trieste. Questo è stato fatto prima a livello dell'intera popolazione coinvolta nello studio, che è stata ripartita in 4 categorie. Precedentemente già esposti agli animali da laboratorio per 1 anno, per 2-3 anni e per più di 3 anni, e coloro che non erano mai stati invece esposti agli animali da laboratorio. La prevalenza della patologia è stata poi ricercata nei soli soggetti sottoposti al follow-up, e questa volta è stata valutata anche l'incidenza della patologia allergica. Il secondo obiettivo del nostro studio è stato quello di individuare i fattori associati alla comparsa della sensibilizzazione agli animali da laboratorio. Anche questa volta ciò è stato fatto nell'intera popolazione considerata, sempre suddivisa in base alle categorie di esposizione, e poi nella sola popolazione sottoposta al follow-up. Nella prima parte dello studio sono stati analizzati 547 lavoratori dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste e della SISSA, di cui 160 risultavano precedentemente non esposti agli animali da laboratorio, mentre 387 risultavano già esposti. Tra i non esposti la maggioranza era costituita da studenti e tesisti tra i 21 e i 31 anni, invece tra gli esposti la maggioranza era rappresentata da dottorandi e assegnisti di ricerca fra i 21 e i 41 anni. Gli esposti sono stati appunto suddivisi in 3 gruppi in base ai periodi precedenti di esposizione, in quanto 139 soggetti erano già stati esposti per 1 anno agli animali da laboratorio, 54 soggetti erano già stati esposti per 2-3 anni e 194 soggetti per più di 3 anni. La maggior parte della popolazione considerata dal nostro studio era di sesso femminile. Dai nostri dati si evince che la prevalenza di allergia agli animali da laboratorio negli istituti di ricerca di Trieste è pari all'11,88%. In particolare risulta una prevalenza del 12,91% negli esposti e del 9,38% nei non esposti. A
andando a considerare il topo e il ratto, che sono gli animali che vengono più comunemente adoperati a livello delle aree di ricerca, notiamo che per quanto riguarda il topo vi sia una prevalenza di sensibilizzazione nei non esposti pari al 3,13%. Negli esposti la prevalenza di sensibilizzazione sale fino a toccare l'acme per gli esposti da 2 o 3 anni, in cui la prevalenza della patologia è pari al 7,41%. Per quanto riguarda invece il ratto, notiamo che nei non esposti la prevalenza della patologia allergica della sensibilizzazione risulta inferiore all'1%, invece negli esposti la prevalenza di patologia aumenta raggiungendo l'acme negli esposti per più di 3 anni, con una prevalenza del 7,22%. Abbiamo quindi analizzato la prevalenza della sintomatologia nei sensibilizzati non esposti ed esposti. Per quanto riguarda i sensibilizzati non esposti, abbiamo visto che il 40% manifesta rinite sia a casa che all'aperto, il 20% manifesta asma, il 20% tosse, e anche per quanto riguarda dermatite orticaria la percentuale di prevalenza è pari al 6,67%. Guardando invece la sintomatologia dei sensibilizzati esposti, notiamo che la rinite viene manifestata al lavoro nel 2% dei casi, la rinite indifferentemente nel 42% dei casi, l'asma e la tosse vengono manifestate al lavoro tutte e due nel 4% dei casi e indifferentemente al lavoro e fuori dal lavoro nel 16% dei casi, la dermatite viene manifestata al lavoro nel 2% degli esposti, mentre viene manifestata indifferentemente al lavoro e fuori dal lavoro nell'8% degli esposti. E l'orticaria invece si manifesta solo indifferentemente sia al lavoro che fuori dal lavoro nel 2% degli esposti. Abbiamo poi analizzato i fattori di rischio associati alla sensibilizzazione agli animali da laboratorio, prima utilizzando la regressione logistica univariata, poi la multivariata. Vediamo che secondo la regressione logistica univariata i fattori che sono stati associati alla sensibilizzazione agli animali da laboratorio sia nei non esposti che negli esposti sono stati l'atopia by prick test, l'anamnesi allergica personale, un'anamnesi positiva per storia di asma e la presenza di sintomatologia asmatica sia che essa comparisse all'aperto che indifferentemente. Per quanto riguarda invece la sintomatologia rinitica, sia all'aperto che comparsa indifferentemente, l'associazione alla sensibilizzazione agli animali da laboratorio si è rivelata positiva solamente negli esposti. Qui vediamo i fattori associati secondo la regressione logistica multivariata e vediamo come nei non esposti i fattori che risultano associati sono appunto l'atopia by prick test e l'anamnesi positiva per asma. Negli esposti, invece, oltre all'atopia e all'anamnesi positiva per asma, risulta associata anche l'anamnesi allergica personale positiva. La prevalenza di sensibilizzazione agli animali da laboratorio registrata nel nostro studio, pari all'11,88%, si attesta al di sotto dei valori riportati dalla gran parte degli studi. Infatti, uno studio iraniano del 2014 aveva riportato una prevalenza di sensibilizzazione nei confronti degli animali da laboratorio pari al 36% e nel 2017 uno studio svizzero aveva riportato una prevalenza pari al 22,44%. Anche la presenza di sintomi generali negli esposti degli animali da laboratorio risulta in riduzione rispetto agli studi precedenti e questo potrebbe essere dovuto al miglioramento delle misure preventive personali utilizzate dai lavoratori, come l'utilizzo delle mascherine filtranti FFP3 e i programmi di sorveglianza sanitaria che sono stati messi in atto. Il nostro studio ha confermato che sia l'atopia personale che l'anamnesi personale positiva per asma sono due fattori fortemente associati all'allergia agli animali da laboratorio. Tutto ciò c'era già stato confermato dalla letteratura precedente, che peraltro aggiungeva che anche però i soggetti non atopici potessero sviluppare allergia agli animali da laboratorio in condizioni di elevato inquinamento ambientale. Nel nostro studio non è stata trovata alcuna associazione fra la sensibilizzazione agli animali da laboratorio e l'età, il sesso, lo status di fumatore, gli anni di esposizione e le ore al mese di esposizione agli animali da laboratorio. Studi precedenti invece avevano confermato che l'odd ratio della sintomatologia allergica aumentava se i pazienti facevano uso del fumo di sigaretta. Uno studio svedese del 2015 aveva associato l'allergia agli animali da laboratorio al sesso femminile, a una bassa percentuale di linfociti CD4 e alla presenza di un alto livello di IgE totali all'inizio dell'attività con gli animali da laboratorio.
Nella seconda parte del nostro studio sono stati analizzati 83 lavoratori che hanno preso parte sia alla prima visita che alla visita di follow-up. Questi costituivano il 15,17% dei lavoratori che si erano sottoposti alla prima visita. Gli 83 lavoratori risultavano già esposti sia al primo che al secondo controllo e la maggior parte di loro era di sesso femminile. Come vediamo in questa diapositiva, abbiamo analizzato il fatto che la prevalenza di sensibilizzazione agli animali da laboratorio aumenti dal primo al secondo controllo del follow-up. Come vediamo dalla diapositiva, infatti, la prevalenza passa dal 7,23% al 14,46%. Andando a focalizzarsi sui vari animali presi in considerazione, notiamo che la prevalenza di sensibilizzazione rimane pari per quanto riguarda la cavia e il coniglio tra il primo e il secondo controllo del follow-up, mentre va a raddoppiare quasi per quanto riguarda il topo, triplica per quanto riguarda il criceto e ha una prevalenza che quadruplica dal primo al secondo controllo per quanto riguarda invece il ratto. Abbiamo analizzato anche questa volta i fattori di rischio associati alla sensibilizzazione agli animali da laboratorio nel corso del follow-up e solo la presenza di sintomi allergici comuni si è dimostrata significativamente associata, con un odds ratio pari all'8,53. Anche questa volta età, sesso e anzianità lavorativa non sono risultati associati alla sensibilizzazione agli animali da laboratorio. Questo è il dettaglio degli 83 soggetti sottoposti al follow-up. Al primo controllo 6 di loro risultavano sensibilizzati e l'83% di loro risultava asintomatico. Al secondo controllo 4 dei 6 soggetti risultati sensibilizzati al primo controllo sono risultati nuovamente sensibilizzati e tra di essi la percentuale di sintomatici era pari al 75%. Quindi vediamo che la percentuale di sintomatici diminuisce tra il primo e il secondo controllo. Bisogna però notare anche che tra coloro che non erano risultati sensibilizzati al primo controllo sono risultati sensibilizzati al secondo controllo invece 8 persone. Di questi la percentuale di sintomatici era pari al 66%. Quindi i dati della popolazione sottoposta al follow-up hanno dimostrato che sebbene la prevalenza della sensibilizzazione nei confronti degli animali da laboratorio aumenti nel corso del follow-up, l'incidenza registrata dal nostro studio, pari al 9,64%, è in riduzione rispetto all'incidenza riportata da studi precedenti, in cui l'incidenza appunto riportata era pari al 13%. Abbiamo visto nella diapositiva precedente come anche si registri una riduzione della sintomatologia legata alla patologia allergica presa in esame. In conclusione possiamo dire che l'obiettivo di raggiungere un'incidenza di sensibilizzazione e sintomi pari a zero è ancora lontano e ciò indica che debbano essere prese delle misure preventive generali e personali in maniera ancora più stringente. In particolare, i soggetti che risultano atopici ai comuni allergeni anemogeni secondo i PIC test, quelli che hanno anamnesi personale positiva per allergia e anamnesi personale positiva per patologia asmatica e coloro che manifestano i comuni sintomi allergici di rinite e di asma costituiscono una categoria di lavoratori a cui si deve prestare maggiore attenzione, a cui si deve rivolgere una più attenta sorveglianza sanitaria atta a cogliere il precoce sviluppo di sensibilizzazione e sintomi. Fondamentale risulta peraltro il ruolo del personale medico che deve incoraggiare gli esposti agli animali da laboratorio ad adottare le misure preventive sia ambientali che personali, come l'uso delle mascherine filtranti FFP3, durante il lavoro con gli animali da laboratorio. Grazie per l'attenzione. Domande? Sì, intanto complimenti per il lavoro che hai fatto e quello che spicca da questo studio è da una parte il fatto che ci troviamo di fronte a moltissime persone allergiche a allergeni comuni, cioè parliamo di quasi 50% di questi giovani, perché sono giovani ricercatori, che hanno un test positivo, di cui poi la metà è più o meno allergico a pollini, acari e così via. È chiaro che si tratta di gruppi suscettibili
e abbiamo visto come nell'insorgenza dell'allergia agli animali del laboratorio conta proprio l'atopia, il fatto di avere già un'allergia, quindi gli allergici diventano allergici anche ad altre cose. E naturalmente diciamo che c'è la vendetta dell'animale di laboratorio, perché si tratta di l'allergene del ratto, specialmente del topo, è un allergene molto potente che tende a indurre l'allergia. Quindi ci troviamo di fronte a una popolazione che è suscettibile, metà di questa è sicuramente suscettibile. È chiaro che diciamo, la prevenzione che è primaria è quella di evitare l'esposizione. Tu hai detto giustamente che mezzi di protezione personale, quindi mascherine ad alta capacità filtrante, sono utili, però fondamentali sono anche quelli che sono le procedure ambientali di riduzione dell'esposizione a questi allergeni. Volevo che dicessi qualcosa su questo. Dunque, per ridurre l'esposizione ambientale agli allergeni degli animali da laboratorio vengono utilizzati due presidi ambientali fondamentali, che sono le cappe aspiranti e le gabbiette con ventilazione autonoma a pressione negativa in cui vengono ospitati appunto gli animali da laboratorio. E per quanto riguarda le cappe aspiranti, queste devono essere utilizzate ogni volta che il lavoratore lavora con gli animali da laboratorio, appunto. E per quanto riguarda invece le gabbiette, queste hanno anche una duplice funzione: oltre che prevenire l'esposizione, garantiscono anche un ambiente meno esposto ad agenti virali per gli animali da laboratorio che sono contenuti, e inoltre garantiscono dei tassi standardizzati di ossigeno, anidride carbonica, ammonio, che vanno anche a ridurre la variabilità ambientale, che è importante appunto nella sperimentazione animale. La commissione si ritira per valutazioni.
La Commissione qui riunita, considerando il curriculum degli studi da voi compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce le seguenti votazioni finali. Palmentieri Giovanni, 110 e lode. Quaia Margherita, 110, lode e menzione. Rossetti Elisabetta, 110 e lode. Vasili Benedetta, 110 e lode. Zanolla Lorena, 110 e lode. Pertanto, in nome della legge e per l'autorità confermatami dal magnifico rettore, vi proclamo dottori in medicina e chirurgia. Yeah.